Okay. Buonasera a tutti. Ciao. 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 Suona il campanello. Antonio, ci sei? Così. Oh. Sto cancellando tutto. Eccolo. Certo. Laura. Danilo. Due lauree, ma non dicono due... Laura sei tu, lo so. Qui c'è la... Abbiamo ciao. Due lauree. Sì. Ciao. Grazie. Mi manca la carta. Mi sentite o no? Un piacere. Mi sentite? Sì. 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 Ok, allora io spengo. Microfonicamente. Andiamo. No. Sì, Antonio, fammi capire se devi tenere tutto chiuso o se facciamo come al solito. Antonio, mi senti? Sì, forse è meglio chiudere l'audio, altrimenti c'è un rimbombo. Meglio lasciare soltanto a chi parla. Chiudo. Buonasera, mi vedete? No. Mi vedete adesso? Sì. Sì, buonasera a tutti. Buonasera Caterina. Buonasera Danilo. Ciao Achille. Antonio, mi senti? Salve, ma mi sembra che Antonio non ci sia. Ma io vedo Medicina Democratica, dovrebbe essere lui. Anche perché è lui che ha attivato. E chi c'è se non nascosto lì dietro? Ma no, è Antonio. È Antonio, sì. O non sente? Sentite adesso? Eccolo. Eccolo. Okay. Mi sentite? No, ho avuto un po' di problemi con l'audio. No, niente, io ho fatto partire la registrazione, onde evitare perché non riuscivo a capire qui che cavolo stava succedendo. Ok. Qualcuno niente. Ha problemi se registriamo? Lo dica ora o mai più? Io no, non ho nessun problema. Ok. Antonio, mi devi dire. Va bene. Che cosa? Nel senso che procediamo come al solito o devi tenere tu... No. Procedi pure come al solito. Tanto la chat la sai gestire, per cui chi vuole intervenire lascia lì. E... Va bene, d'accordo. Ok. Allora... io direi ancora un minuto o due e poi iniziamo. L'altra cosa che ti volevo chiedere, Antonio, tu puoi tenere un po' il tempo degli interventi? Sì, allora aspetta che cerco di... No, nel senso che mi sembrerebbe opportuno che cerchiamo di contenere un po' gli interventi, per cui diamoci insomma, massimo di 10 minuti in modo che... Aspetta, provo a vedere di fare anche questa roba. No. Allora. Mm.
sì. 10 minuti. Sì, diamoci un 10 minuti. Sì, siamo un po' meno forse dell'altra volta, per cui forse riusciamo un attimino di più a... Però insomma, ecco, diamoci un tempo che così riusciamo a gestire meglio la discussione. Per cui chi vuole intervenire lo segna nella chat, che così facciamo, seguiamo un ordine. Ok, per cui io direi che possiamo iniziare, che dite? Allora partirei io, poi vedo di stare nei tempi. No, vabbè, voglio dirvi alcune cose, nel senso che fatto girare un ordine del giorno con alcuni punti, però non so se riusciamo poi a seguirli tutti, ma non importa, ecco, cerchiamo di fare in modo che questa riunione sia un po' più organizzativa anche delle precedenti, perché effettivamente ci sono anche proprio un po' di cose da fare, di iniziative da prendere. Io metterei proprio al primo punto il documento che poi tra l'altro ci aveva fatto girare Maria Grazia, con tutti gli annessi e connessi, compresa anche la richiesta di audizione al Senato, il primo documento, che è quello che avevamo un po' accennato la volta scorsa, un documento di programmazione che la Commissione al Senato sta discutendo, che ha presentato, e che appunto, vedendolo sia nel documento che è girato, sia con i commenti comparsi sul quotidiano Sanità, effettivamente, spero che l'abbiate visto, però effettivamente ci sono molti punti un po' da discutere, da rivedere, e che possono anche permetterci di fare un ulteriore lavoro a partire proprio dal documento con i suoi contenuti che abbiamo proposto in questo periodo. Per essere più precisa, ve lo sintetizzo, ma proprio in modo molto semplice, in modo che sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, si tratta di questo documento: potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell'epoca post-Covid, che è stato presentato lo scorso 20 ottobre dal direttore generale della programmazione al Ministero della Salute, alla 12ª Commissione del Senato. Questo documento parte dal riaffermare l'importanza dell'assistenza sanitaria primaria garantita sul territorio, e proprio a partire dalla medicina generale. Richiama, cioè queste cose le dico, i punti che ho tirato fuori li dico in termini anche proprio un po' critici, un po' ironici, critici, perché afferma tutta una serie di contenuti solidi, e poi la conclusione non è altrettanto. Comunque richiama, parte dalla legge 833, richiamando l'importanza della legge 833 che ha fatto nascere il Servizio Sanitario Nazionale, fondato sui principi di universalità, uguaglianza, appropriatezza, e sostiene che le riforme successive sono state tutte orientate ad un rafforzamento della medicina territoriale, così come era prevista nella 883, e questo mi viene da mettere 3 punti esclamativi, perché dico dove, soprattutto dal decreto del 92, no? del decreto 502, mi sembra proprio un'inversione di rotta. Richiama l'importanza dell'evoluzione democratica per una presa in carico proprio della popolazione, per l'invecchiamento, e quindi l'importanza della riorganizzazione del territorio, e poi fa un'elencazione di quello che è stato fatto in questo periodo con i diversi decreti approvati per il rafforzamento delle strutture, il fabbisogno del personale e per le liste d'attesa, sempre nell'epoca Covid, no? Per i quali sono stati spesi 3,5 miliardi circa, anche proprio per inserire personale, come personale medico, infermieristico e quant'altro,
con quali contratti non lo so, con quale tempo determinato non lo so, però vabbè, abbiamo avuto in particolare, qui nel documento vengono elencati più decreti, in particolare il decreto rilancio, il 34, prevede un potenziamento dell'assistenza domiciliare dal 4% al 6,7% degli assistiti, no? Che appunto fa ridere, ha fatto ridere, poi ne parliamo dopo, ma che significa assistenza domiciliare. Prevede la rete, il rinforzo della rete territoriale, la nascita delle USCA, e sappiamo benissimo come non sono nate, come non ci sono, o quelle che ci sono sono veramente poche e inadeguate. Sono stati assunti, sono stati messi, dice, attraverso questo decreto, 9.600 infermieri come infermiere di quartiere, che però per lo più non si capisce se sono stati aggiunti alle USCA o quale, no, o se nell'ADI stessa, però vabbè, c'è stato questo investimento. È stato previsto questo monitoraggio domiciliare attraverso la telefonia, la telemedicina, no? E anche questo punto di domanda. Sono stati inseriti assistenti sociali, ma non dice quanti e come e se veramente sono stati inseriti nelle USCA, non mi risulta. E sempre attraverso il decreto 34 sono previste le strutture territoriali per l'isolamento, come il reperimento degli alberghi, eccetera, eccetera, no? Per cui, in più, l'altro decreto che richiama il decreto 104, disposizioni urgenti in materia di liste d'attesa, vengono messi in conto incentivi per la figura medica e le figure infermieristiche fino al 31/12 di quest'anno, no? Per la specialistica ambulatoriale, per cercare di recuperare ciò che è andato perso, ma mi sembra improbabile anche in questa situazione, e deve essere predisposto un piano operativo regionale per ricorrere all'organizzazione anche delle strutture private per far fronte a quelli che sono i ricoveri che sono saltati, no? Questi sono i decreti richiamati. Dopodiché arriva la proposta, no? Dopo, come sempre, tutte queste premesse, la proposta che viene fatta in questo documento si richiama al patto per la salute 2019-2021, dove l'assistenza sanitaria deve chiaramente essere un'assistenza socio-sanitaria integrata con i servizi socio-assistenziali, per cui una presa in carico globale. E arriviamo alla proposta, no? Che è quella più tremenda, no? E qui la Maria Grazia Breda ci ha già fatto girare, no? Commenti e documentazione che è condivisibile. E questi quattro punti che si trovano nel decreto sono, allora, uno, ampliare, potenziare ancora l'assistenza domiciliare, arrivare al 10%. Però l'assistenza domiciliare sappiamo i limiti che ha, no? I limiti organizzativi di personale che dedica, no? Scarsissimo tempo al domicilio in un'organizzazione proprio di prestazione, con un minutaggio, con una tempistica, ma non certo con una presa in carica e il carico. E naturalmente, oltre a questo potenziamento, si prevede il monitoraggio a distanza, la diagnosi a distanza, no? L'assistenza a domicilio inserita con un'organizzazione di dataset dove devono risultare tutti i dati, cioè mi sembra veramente dalle stelle alle stalle. Comunque, questo primo punto dell'assistenza domiciliare risulta che deve essere potenziata, questa è la prima proposta. La seconda è l'istituzione di case della comunità, che non si capisce bene, almeno io, magari qualcuno di voi l'ha capito meglio, che cosa significano, no? Strutture che forniscono assistenza sanitaria e sociosanitaria col medico di medicina generale e l'equipe multidisciplinare. Poi ospedali di comunità, terzo punto, no? Ma ospedali di comunità che devono prevedere il ricovero di 10-15 giorni per decongestionare gli ospedali e i pronti soccorsi. Allora, che significato ha? O cerchiamo di creare
dei servizi nel territorio che possono avere un senso, ma se dobbiamo farlo con questa ipotesi non... E anche qui con sistemi digitali, lo scambio di informazioni. E infine la cosa più tremenda, se leggete le ultime righe di questo documento, aggiornare gli standard dell'RSA, no? E invece proprio queste due righe più moderne e all'avanguardia per avere cura delle persone fragili in luoghi tecnologici e accoglienti, no? Uno veramente dice no, proprio... E questi devono essere gli standard che prevediamo, no? Poi vabbè, nel documento del quotidiano sanità viene declinato un pochino meglio con le camere, gli ambienti, i setting, la diagnostica, insomma, però comunque non sono certo gli standard che vogliamo proporre noi. No, allora, questo è proprio detti, ma li avrete visti, per riprendere, no, che cosa c'è dentro un documento che dovrebbe finalmente aprirsi a una riorganizzazione della medicina del territorio e su questi punti c'è da scrivere e contrastare, insomma, per cui grazie appunto alla proposta che ha fatto Maria Grazia abbiamo... anche noi come Medicina Democratica, penso altre associazioni, abbiamo scritto chiedendo sia di poter intervenire a questa audizione sia di poter attivare una discussione, un confronto su questo, ma temo che non sarà così facile. E ritengo che noi dobbiamo riprendere proprio i punti, no, che stavamo già discutendo, che facevano parte anche proprio del nostro documento, perché è assolutamente importante che chiariamo, no, che cosa vogliamo che si costruisca nel territorio, che cosa vogliamo che si costruisca, no, come cure sanitarie territoriali e di residenza per le persone anziane, per cui vi ripeto i punti principali che erano emersi anche nel documento che abbiamo fatto girare, no? Cure sociosanitarie territoriali, ospedalizzazione a domicilio, centri semiresidenziali, centri diurni con gratuità e con, no, complessità di intervento, strutture sanitarie nel pubblico del Servizio Sanitario Nazionale residenziali, no? Rivedendo l'organizzazione in toto all'interno, prevedere un progetto di co-housing comunità di territorio, questo è un altro punto importante, e naturalmente quello che ha scritto, questo l'ho ripreso da quello che ha scritto la Maria Grazia, prevenzione all'abbandono terapeutico e definizione delle modalità di una continuità terapeutica, no? Una presa in carico che dal momento del ricovero non dimetta per una tempistica da DRG, ma si assuma una presa in carico, una continuità per quello che serve alla persona per tutto il tempo che serve, così come è sancito dalla 833. Per cui su questo tema mi sembra che abbiamo, no, da discutere e da individuare bene come vogliamo muoverci. Lascerei adesso la parola a Elisabeth che... quello che io ho detto e di questa proposta di lavoro che dobbiamo attivare insieme. Se va bene, Elisabeth. Sì. Ma qualche nota per completare magari quello che è già stato detto. Questo documento risente sempre di una cultura dell'emergenza. Si sente fortemente questa connotazione, come di fatto si agisce un po' in tutti i settori in Italia. Ed è questo che proprio non va assolutamente bene. E la seconda cosa è che è più su una distribuzione dei finanziamenti piuttosto che sui contenuti che questo documento si attesta. E la terza cosa che viene proprio a terza e la quarta cosa di considerazione generale sono che
butta lì delle cose di cui Laura ha parlato, l'assistenza domiciliare, il rinnovo dell'RSA, la continuità assistenziale, però se queste cose non sono in atto nei territori, nelle regioni, e abbiamo 20 servizi sanitari regionali diversi, queste parole, queste righe poggiano su niente. E questa è la tristezza. E la quarta tristezza è che chi ha sviluppato anni e anni di competenze sul campo, che siano gli operatori, che siano le associazioni dei familiari, che sia chi studia l'economia sanitaria, non viene mai chiamato. C'è quindi la richiesta di incontrare il Senato, Urbani e compagnia cantante è sicuramente la prima cosa da fare, cioè perché è proprio un punto di partenza sbagliato quando tu non hai il polso di quello che succede nella realtà del servizio sanitario decostruito e non ti informi, non chiedi chi ha sviluppato un lavoro, studi, esperienze, per un aiuto, per riformare quello che tu vorresti riformare. Quindi credo che le critiche sono profonde e quindi il lavoro che dobbiamo fare è tanto. Vorrei aggiungere un altro punto che è scritto nero su bianco. Quante sono le RSA? Sono 307 pubbliche e 4.486 private. Orbene, voi sapete che quando si ha a che fare col privato i problemi aumentano e quindi entriamo nel discorso delle rette, entriamo nel discorso di che contributo viene dato dalla regione come quota sanitaria, che è sempre inferiore a quella che è previsto anche dalla legislazione, e soprattutto il fatto che se il pubblico ha una quota sanitaria che viene data, deve stringere rispetto al privato, lo deve costringere a delle condizioni di standard, di qualità, di cure, di controllo. E quindi non basta quella specie di accreditamento che viene data con una specie di autocertificazione. Quindi il nodo proprio tra privato e pubblico è il nodo centrale, cioè questo volevo proprio sottolinearlo. E credo che le associazioni che si occupano da anni e anni e anni a sostenere le persone singole e familiari rispetto al problema delle rette ne sa ben lunga, ecco. Quindi sono d'accordo che bisogna che riprendiamo che cosa vuol dire le cure domiciliari e per noi, se non esistono dei servizi già presenti sul territorio in forma strutturata, quindi io ripeto, una organizzazione di tipo distrettuale dove convergono i servizi di territorio che vanno dalla medicina generale in forma associata, che va dal servizio per il consultorio familiare, che va alla salute mentale territoriale, alle tossicodipendenze e anche alle cure domiciliari, questo discorso non potrà mai aumentare, questa percentuale di persone che viene curata è molto utopica, insomma. Quindi le cure domiciliari vanno appoggiate su un'organizzazione che deve essere, se non c'è come in Lombardia e nelle altre regioni, vanno assolutamente rinforzate. L'altro punto che viene chiamato la casa della comunità, cioè nei documenti ufficiali sono le case della salute, non sono le case di comunità, e non funzionano perché sono delle specie di poliambulatori. Quindi noi dobbiamo trasformare queste strutture in momento di presa in carico, il primo filtro dove viene già unito la
diciamo, l'aspetto sanitario dall'aspetto sociale. E quindi il primo ingresso è già fatto di due figure, quella sanitaria e quella sociale. E da lì si dipana poi il discorso della presa in carico, la messa in campo dell'assistenza domiciliare e il lavoro della medicina generale. Quindi credo che sulle le cure domiciliari vanno inserite in discorso proprio distrettuale, se io non vedo altra possibilità. Sugli ospedali di comunità sicuramente non possono essere temporanei per alleviare il full immersion degli ospedali, quindi o hanno una funzione continuativa, ma e sono state formulate nel decreto sulla cronicità e sono ospedali tipo a bassa intensità o ospedali di prossimità che hanno uno stretto rapporto con la medicina generale, ma di queste esperienze sono pochissime e quindi non so, mi sembra che prima le cure domiciliari, poi vediamo insomma che forma possono adottare una forma di ospedale a bassa intensità. E sull'ultimo, sulle RSA, dove non viene detto niente, è tutto da riprendere. Prima di tutto il controllo sulla sicurezza, questo ne parla, ma la sicurezza va attribuita alla medicina del lavoro. Sono controlli esterni che devono di nuovo andare a verificare quello che succede all'interno. Dopodiché, noi l'abbiamo già detto, è comunque il personale che non poggi sulle ossa, ma poggi appunto su un'equipe sanitaria, con un direttore sanitario, con le infermieri, e con tutto l'aspetto poi di riabilitazione che viene un po' messa sempre in secondo piano, e anche il discorso della convivialità, quindi i diritti dei parenti di essere associati a tutto il percorso di cura e in primis il diritto di poter andare a trovare i propri parenti. Ecco, io termino qua. Grazie Elisabeth. Appunto, proprio okay. una spiegazione tecnica. Questa audizione che è stata presentata, no, da questo dottor Urbani, che tipo di destinazione ha? Cioè, dove va a finire? Nel senso che, essendo appunto la sanità una materia delegata, che tipo di sbocco ha questa cosa? Deve essere recepita dalla regione? È una, come dire, una linea guida di indirizzo generale? È un'intenzione? Che tipo di sviluppo pratico ha? Se qualcuno mi vuole rispondere, se qualcuno posso provare lo sa, a rispondere? Grazie. Vai Mare, grazie. Allora, questo documento è stato presentato dalla Direzione Generale del Ministero della Salute. Io ho sentito i parlamentari capogruppo alla Camera proprio per capire la domanda che hai fatto tu, o l'ho fatta anch'io, perché il capogruppo Leo, che è il partito di riferimento del ministro. E la questione è molto drammatica, direi, perché la prima cosa che mi ha detto è che lui è alla Camera e il documento è stato presentato al Senato e quindi non ne sapeva niente. Per cui sono io che ho informato il capogruppo e poi mi sono data da fare per informare anche tutta l'altra rete, ovviamente, di coloro che dovevano essere informati di questo. Però l'altro elemento che viene da un confronto che ho fatto anche con altre organizzazioni con cui siamo in contatto da anni,
Ieri, per esempio, ho sentito la comunità Progetto Sud di Giacomo Panizza, che comunque su questi temi seguono anche loro, sono in Calabria, e oltre a confermare la situazione, anche dal Ministro della Salute sono tutti miseramente falliti, nel senso che non c'è un canale appunto di comunicazione. Per cui direi che noi abbiamo fatto i tentativi e continuiamo a farli con tutta la filiera, diciamo, dai consiglieri regionali ai consulenti di partito, alle persone che fanno parte di Articolo 1, per arrivare appunto a far giungere appunto i quattro pensieri che ha riassunto Elisabeth, cioè quindi il fatto che comincino anche a sentire persone che si occupano di queste cose, e quindi sia dalle organizzazioni, sia dal personale, sia dalle in questo momento anche dai familiari che sono stati in prima fila anche rispetto ai problemi creati dal Covid, perché il pensiero che circola e che abbiamo visto anche frequentando alcune videoconferenze organizzate da altri, compreso il sindacato, vengono sempre soltanto come dire, i referenti, parlo della senatrice di Rendin piuttosto che del sottosegretario Zampa, che però su questi contenuti non si confrontano con nessuno. Hanno una loro visione, che è una visione antica, peraltro, perché già superata. E non proprio, quindi per questo che mi sono permessa appunto di coinvolgervi subito, perché invece penso che far arrivare al Senato, e poi ovviamente il lavoro Caterina sta nel fatto che non basta mandare una nostra richiesta, ma adesso io per esempio mi attacco con i miei parlamentari di riferimento con cui abbiamo lavorato già da 2 anni, che sanno di cosa parliamo, che in qualche modo sono stati già un po' vaccinati, e chiederò che ci diano, cioè ho già chiesto, ma adesso ovviamente li sentirò anche. Chiaro che il Covid e il lockdown non facilita, però insomma si può comunque far funzionare il telefono, insomma questo almeno c'è. E cercare appunto di avere l'appoggio proprio perché sia accolta la richiesta di audizione. È importante perché appunto le varie associazioni che erano anche presenti all'altra conferenza, che forse non hanno potuto esserci stasera, sia l'associazione Diana del Veneto, sia l'Umbria, l'associazione Umana, in Toscana l'associazione Adina, voi Elena avete già aderito. Elena c'è. Non l'ho vista allora ancora. Sì, sì. Ah beh, bene. Ci sono. Ah, perché no, non ti vedo, io non ti vedo, si vede che non ci sono, non arrivo, non mi arriva. Ci sono anch'io, Maria Grazia. Ecco, allora, ok, bene. Per cui appunto il fatto di averlo fatto arrivare, eccoli, adesso ti ho visto. Al fatto di far arrivare questo, e probabilmente vediamo, probabilmente ci sarà anche Progetto Sud, che abbiamo sentito, ti dicevo prima, insomma, comincia ad essere un movimento da più regioni che spinge su una certa linea. Poi bisogna appunto anche coltivare, come dicevo prima, quelli che sono in casa nostra, perché a loro volta, avendo comunque qualcuno, io ce l'ho anche proprio dentro la Commissione Igiene e Sanità, e quindi riesco anche a fare un lavoro più di fine, però ne ho anche altri che possono a loro volta sentire i loro corrispettivi, e quindi su questo si potrebbe, come dire, fare massa critica per poter spingere. Stamattina contattata dal TG1 perché stanno preparando un'inchiesta, può darsi che vada con, mi ha detto, Rai 1 Mattina,
Proprio sulla questione RSA, con un taglio verso il comitato vittime dei parenti o comunque le associazioni che si sono impegnate, che sono coinvolte appunto con tutta la partita, sia della prima ondata della pandemia, per appunto sapere, ecco, e entrare di nuovo dentro quello che è successo, ma con l'occhio di dire ma quello che è successo prima è servito con la seconda o siamo sempre punto a capo? Ecco, esatto, sono d'accordo con Letizia, infatti gliel'ho detto, ecco, per cui facciamo una riflessione, perché noi la cosa che siamo riusciti a portare a casa è che giusto la scorsa settimana finalmente abbiamo ottenuto l'abrogazione della delibera orrenda che avevano copiato dall'assessore Gallera della Lombardia e che prevedeva che appunto anche i dimessi dagli ospedali ancora Covid positivi potessero accedere appunto nelle RSA. Allora quella l'hanno abrogata, abbiamo adesso un impianto che dovrebbe funzionare, dovrebbe, perché poi dalla delibera ai fatti adesso vediamo come va a finire, però perlomeno insomma non c'è l'alibi del percorso amministrativo. Però da aprile ad oggi non sono stati fatti nessuna innovazione come noi abbiamo chiesto rispetto appunto alla riorganizzazione delle RSA dal punto di vista del lavoro di cura, quindi del lavoro di gruppo, dell'inserimento dei medici, del rapporto. Con l'ospedale mi è arrivato ieri un documento abbastanza, direi, comunque che può essere utile, dell'Ordine dei Medici di Torino, che avevamo sollecitato e che su questa parte qui comunque insiste e declina bene quello che dovrebbero diventare. Sulla questione domicilio, quella è la patata secondo me più bollente e su cui veramente bisognerebbe insistere, ma con più forza, perché funzioni quel sistema che Elisabeth ha richiamato e che noi abbiamo sperimentato nella nostra realtà in Piemonte negli ultimi 10 anni, in particolare nella realtà di Torino e provincia, che però hanno come dire, fatto di tutto per smantellare, perché abbiamo fatto diverse cause, anche in compagnia con qualcuno di voi, insomma, siamo riusciti a resistere ancora sulla città di Torino e l'impianto prevede che ci sia una filiera che va dall'ospedalizzazione alla integrata. Ora non basta da sola, perché è necessario che ci sia ovviamente un progetto completo nei confronti del malato, che preveda anche, e era questa la scommessa su cui abbiamo lavorato, e in questo momento ci sono più di 3.000 famiglie che hanno anche un contributo economico che permette di essere come dire, di potersi anche garantire un aiuto con un assistente familiare, perché ovviamente anche se c'è il familiare disponibile non è che può stare 24 ore su 24 365 giorni all'anno, e il costo ovviamente è sicuramente insostenibile, per cui noi lo abbiamo visto come hanno cominciato a ridurre questi interventi e a limitarli solo per i casi più gravi, e quindi che avevano sia una gravità da un punto di vista diciamo della condizione sanitaria, sia da problemi diciamo di carattere economico, per cui mettevano insieme le due componenti, è andato in aumento in forma esponenziale il ricovero in RSA, perché ovviamente le famiglie non ce la fanno a reggere costi, che vuol dire appunto se vuoi regolarizzare la persona che ti aiuta, il costo diventa salato, per cui non si riesce a reggere nel tempo. E quindi la scommessa è proprio quella di dire il domicilio
deve essere la priorità quando ovviamente ci sono le disponibilità dei congiunti o comunque di amici, di conoscenti, eccetera. Però la scommessa è proprio di dire non posso essere da solo, primo perché non ho nessun obbligo di cura, perché l'obbligo di cura sta in capo al servizio sanitario, ma io sono disponibile dentro un piano dove l'ASL mi garantisce tutta una serie di tutele, nel frattempo fa anche il monitoraggio di come appunto funziona la situazione, però mi dà una risorsa anche economica per poter gestire anche un aiuto, e se ho bisogno delle prestazioni ADI me le attiva, se ho bisogno di un ricovero di sollievo me lo attiva, se chi mi segue ha uno sciopone come è anche capitato, io devo essere comunque ricoverato e ci deve essere qualcuno che mi prenda in carico, perché altrimenti muoio, come da noi è successo, cioè una persona era seguita dalla moglie, la moglie è andata in giardino, ha avuto un infarto, è rimasta secca, giardino di una casa di provincia circondato, ci ha messo 3 giorni prima di rendersi conto. Perché questo tanto per dire che le cose succedono, ecco, proprio perché non c'era nessuna presa in carico. Quindi direi che in questo momento appunto nei confronti dei parlamentari. L'altra cosa, sia per quanto riguarda l'audizione in Senato, per tutto l'impianto generale, e l'altra cosa anche per sollecitarli, perché la questione del domicilio è che abbiamo un blocco sul piano normativo e quindi non abbiamo, come dire, una norma che obblighi la sanità a riconoscere il cosiddetto, quello che era l'assegno terapeutico per i malati psichiatrici, che era nato appunto proprio per promuovere gli inserimenti domiciliari, e non c'è un equivalente per quanto riguarda il malato cronico non autosufficiente. Noi avevamo appunto ottenuto l'impianto in regione forzando la partita dei LEA del 2011, scusate, del novembre del 2001, perché prevedeva che la sanità pagasse il 50% dell'assistenza tutelare. E siccome non era, era una definizione generica, con la spinta che avevamo dato con petizioni, insomma, tutta una serie di iniziative, la regione aveva accettato di delle assistenze. Viene messo dalla sanità per tutti quelli che ne hanno diritto, indipendentemente dalla situazione economica. Ripeto, a Torino sono circa 3.000 le persone che lo stanno prendendo. Poi i comuni aggiungono quando la persona... quando appunto le persone non ce la fanno a coprire l'altra parte, il comune in base al reddito integra ulteriormente. Allora, questa partita qui è una partita su cui noi abbiamo fatto delle proposte, ci sono 3 parlamentari di 3 schieramenti diversi questo potrei farvelo avere e potrebbe essere una base di partenza su cui si può anche lavorare per spingere anche rispetto al domicilio. Solo una battuta, poi posso intervenire anche dopo. Dobbiamo chiarire il percorso pubblico-privato, perché la RSA può anche essere privata. Sono d'accordo sul fatto che ci deve essere la proporzione, però, perché se è tutto privato, non abbiamo neanche la possibilità di avere un confronto con i costi, con le esigenze del personale e con tutto il resto. Però quello che è importante, anche perché non possiamo impedirlo, perché la Costituzione prevede anche l'investimento sul privato,
Quello che dobbiamo vedere è proprio invece la parte della vigilanza e del controllo che deve fare l'ente pubblico, quello sì, e lì ci strumenti ci sono e possiamo organizzarci. Ok, va bene, grazie. Poi ci ritorniamo sulle cose. Allora c'è Anna che si è prenotata, Anna Diadina di Firenze. E poi Elena. Allora, salve a tutti, io non vedo il timer di Antonio, per cui guardo il mio e cerco di essere sintetica. Parto dall'ultima osservazione che faceva Maria Grazia, perché io ho sottoscritto come associazione il loro documento e non ho mandato, invece, lo dico direttamente a Maria Grazia, la lettera, diciamo, autonoma di adesione e di richiesta di partecipare all'audizione, perché vorrei farne una non standard. Maria Grazia gentilmente ci ha mandato una sorta di facsimile, però meglio, se meglio Anna, meglio, sono più contenta. Sì, insomma, secondo me c'erano alcuni punti. Io ho sottoscritto il documento perché ho una frequentazione dei torinesi ventennale, quindi mi fido ciecamente, ma su alcune parti secondo me ci sarebbe da discutere. Quello che indicava Maria Grazia, per esempio il rapporto pubblico-privato, è uno dei punti su cui mi piacerebbe poter approfondire, ma adesso me lo risparmio. Rilevo solamente, Maria Grazia, che a pagina 5 del vostro documento c'è scritto: le RSA siano a pieno titolo parte del servizio sanitario. E successivamente, nella stessa pagina, nello stesso diciamo capitolo, è scritto affinché le rette alberghiere siano sostenibili dall'interessato, eccetera. Allora qui io trovo una contraddizione, perché per me, se le RSA, qualunque struttura, sia interna al Servizio Sanitario Nazionale, è totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Io questo, cioè il fatto di essere interna al Servizio Sanitario Nazionale, mi deve dare delle garanzie sia dal punto di vista della qualità e della tipologia dell'assistenza e del percorso all'interno del quale è inserita questa struttura, sia dal punto di vista come cittadino della gratuità dell'intervento. Perché se si comincia, io temo, se si comincia a fare un po' di confusione, dopodiché io so bene che le case di cura private fanno parte, però, quando sono convenzionate, cioè fanno parte del sistema sanitario nazionale, però devono essere convenzionate e io cittadino ci accedo in maniera gratuita. Questo è il punto. Io credo che questo, perlomeno per la mia associazione, per i familiari, è un punto che va detto con chiarezza. Però al di là di questi aspetti che non sono secondari, ma che sicuramente non sono quelli che ora sono incalzanti rispetto al procedere del Ministero, ecco, io credo che bisogna mettere a fuoco che cosa sia più urgente fare nei confronti dei cittadini e del governo che sta procedendo su questo progettualità di spesa dei fondi che arrivano. Io ho trovato la presentazione di Urbani veramente gravissima, tutto quello che avete detto voi, in maniera un po' grezza direi che quando l'ho letto ho detto: questo serve a sviluppare il piano di digitalizzazione del paese, l'aggiornamento digitale del paese. Poteva trattarsi di scuola, come infatti sta succedendo, poteva trattarsi di servizi e altri della pubblica amministrazione. Questo è destinato a finanziare la digitalizzazione del paese, non a risolvere i problemi dell'assistenza agli anziani, ai cronici, eccetera, eccetera. Questa è la prima cosa, un po' di pancia, che però mi è venuto da pensare appena l'ho letto.
La seconda cosa è che l'investimento, i capitoli di spesa che sono previsti già nei decreti e sui quali si ritiene di procedere, secondo la presentazione, il progetto che sta facendo questo dottor Urbani, non ha niente a che vedere con le aspettative dei cittadini, grosso modo. Perché quando si legge che nella valorizzazione del domiciliare la prima voce di spesa sarà destinata alla ristrutturazione degli ambienti funzionali alla domiciliarità, ovvero i magazzini di contenimento per i farmaci, le sedi di attività distaccata degli operatori digitali, eccetera, a me mi si accappona la pelle. Cioè, voglio dire, si parla di investimenti di tipo strutturale con delle risorse eccezionali. I cittadini penso che si aspettino da questo, per essere generosa dovrei dire anche il mio nuovo presidente di regione che l'altro giorno ha detto: ma noi abbiamo assunto 5.000 persone, dove sono andate a finire? È uscito così sui giornali il nuovo Giani, e poi gli hanno detto: guarda, è servito a stabilizzare quelli che c'erano già, non è che sono, si sono imboscati, quindi non sanno nemmeno di cosa si parlano, di cosa si parli. Però io credo che le nuove risorse dovrebbero andare non tanto per aggiornare i magazzini di contenimento dei farmaci, che mi fa venire l'orticaria, quanto piuttosto in assunzione di personali e nella verifica di possibili nuovi modelli di organizzazione del servizio, nella sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del servizio domiciliare, eccetera. In questo, probabilmente esagerando, io ci può rientrare anche tante forme di preventive, di co-housing, di condomini assistiti e compagnia bella, però può darsi che questo sia un po' sul bordo, ecco, un po' al limite delle possibilità di richiesta in questi ambiti. Certo, vedere che la maggior parte della spesa deve andare, cioè la prima voce di spesa è quella lì, turba. La seconda è quella della digitalizzazione. Io ho già sentito Speranza più di una volta dire questo. Ho sentito la CGIL, a cui sono iscritta con mio profondo rammarico, in questa che non è la prima circostanza, fare progetti di questo tipo, chiedere progetti di questo tipo. Ho sentito Landini in un'audizione parlamentare sul bilancio chiedere la domiciliarità digitalizzata. Quindi, voglio dire, tutto questo è veramente fuori dalla grazia di Dio, perché se una cosa si è capita anche con il Covid è che la prima cosa che manca è il contatto fisico. Però, guardate, io non sono per mentalità, sono molto critica nei confronti del sistema, eccetera, ma non ho una mentalità complottista. Però veramente la separazione sociale, che non doveva essere sociale, doveva essere fisica, la scuola chiusa fatta a distanza, la domiciliarità o tutte le soluzioni, la chiusura delle RSA familiari, tutti questi processi secondo me vanno in una direzione devastante per la nostra cultura di relazione umana, di confidenza fra le persone, eccetera. Non mi dilungo su questo, penso di essere stata abbastanza chiara. C'è un altro punto che secondo me, e vado a concludere, è preoccupante, è quello delle liste d'attesa. Ora, si deve ovviare sul tema, insomma, no? Cioè, c'è già stato un decreto al riguardo e va bene, ma la prospettiva di intervenire sui ritardi nelle prestazioni no Covid, diciamo così, di questi ultimi mesi, che poi sono ritardi che ci si portava anche da prima, avviene attraverso incentivi economici che vanno dai dirigenti medici un pochino in giù, va bene? Ora, io capisco che è difficilissimo organizzare, gestire, eccetera, una ASL, un ospedale, tutto quello che volete, però se questo può avvenire se c'è un incremento di personale stabile. Cioè, voglio dire, si affrontano le liste d'attesa dando incentivi economici a quelli che ci sono di già, a quelli che organizzano la cosa, non a quelli che
fanno le cose, cioè a quei medici, giovani, vecchi, pensano, non mi interessa, ma a quei medici di cui c'è effettivamente bisogno per fare le prestazioni di diagnostica, eccetera, di cui c'è bisogno e che sono in evidente ritardo. Ho un minuto. Vi dico solo brevemente che io sinceramente so adesso devo fare, mangia. Okay. Scusate, c'era c'è un intervento familiare che ci fa piacere perché è umano in questo ambiente. Scusate, volevo dire che con Paola Sabatini abbiamo incontrato ieri mattina, merito di Paola, l'assessore regionale Spinelli. Lei ci ha detto, l'unica cosa positiva che ci ha detto è che forse ha trovato un po' di soldi per studiare un sistema di contatto familiari e residenti nelle RSA. Vediamo se concretizza questa cosa. Dico un'ultima cosa perché è quella che mi preme di più. Allora, io credo che noi, prima di giusto quello che ha detto Maria Grazia sul procedere politicamente in questa situazione, quindi con tutti i propri agganci che uno ha, eccetera, secondo, cerchiamo di rendere edotti i cittadini che questo è l'orizzonte del governo. Questo è l'orizzonte del ministro della Sanità di LeU. Insomma, io sono di Rifondazione, qualcosina mi aspettavo da LeU. Non c'è da aspettarsi nulla se questa è la prospettiva in cui si sta muovendo il ministro, se dà tutto in mano a questo Urbani. Ho finito perché ho finito i miei minuti. Ok, grazie. Anna, scusa, sì. Mi senti? Di che associazione sei che non l'ho sentito? Io sono di un'associazione piccola a Firenze, si chiama ADINA. ADINA. Per la difesa dei diritti delle persone non autosufficienti. Grazie Anna. Ha chiesto di intervenire Elena Brugnone. Buonasera a tutti, mi scuso perché i primi 15 minuti purtroppo non avevo l'audio, non so come mai non sentivo e quindi scusami Laura, non ho sentito la tua presentazione, però ecco, immagino che sia stato un riassunto di quanto comunque era stato già detto. Sì, è stata un'introduzione proprio sul documento del Ministero per riprendere i punti. Mi senti? Ok, per cui è quello. Grazie. Allora, io vorrei parlare un momento per l'Associazione Umana, ma poi ho anche l'incarico, ho avuto mandato dalle associazioni che aderiscono, da sei associazioni che aderiscono all'Alleanza Umbra per i diritti delle persone non autosufficienti, a fare una proposta. Per quanto riguarda la nostra associazione, l'Associazione Umana, sottoscrivo tutte le considerazioni, le preoccupazioni che sono state fra l'altro anche ben esposte poi dalle persone che mi hanno preceduto, tra cui appunto Maria Grazia della Fondazione. Anche l'Associazione Umana aderirà, devo mandare una mail alla richiesta di audizione e come associazione siamo molto preoccupati proprio per i motivi che sono stati ben esposti nella lettera della Fondazione Promozione Sociale, che ringrazio per l'iniziativa. Ed è ottima anche questa iniziativa di Medicina Democratica, che ci dà la possibilità di avviare un confronto e di provare a incominciare a fare un percorso unitario tra le associazioni che condividono il fatto di sostenere, di promuovere il diritto alle cure, l'attuazione concreta del diritto alle cure domiciliari e in idonee residenze sociosanitarie delle persone non autosufficienti per malattia
o per grave disabilità. E, tra l'altro mi riallaccio un momento all'intervento di Anna per dire che faceva riferimento al discorso della quota alberghiera, cioè la normativa nazionale prevede che nelle strutture sanitarie ospedaliere non si paga la quota alberghiera, nelle strutture residenziali sociosanitarie la quota alberghiera si paga, questa è la normativa che è nazionale, questo sia per quelle private che per quelle pubbliche. In Umbria, nella nostra esperienza, c'è una particolarità che le RSA sono strutture sanitarie a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, però hanno una degenza limitata, cioè nel senso hanno una degenza breve di 15-30 giorni. Questa è la particolarità. La gran parte delle cosiddette residenze protette, che sono residenze sociosanitarie, sono residenze strutture private. Sono d'accordo con Maria Grazia che è fondamentale, al di là del fatto che si tratti appunto di strutture private, che il servizio sanitario regionale non si limiti a dare i soldi della quota sanitaria che è prefissata, cioè la nostra normativa regionale prevede una retta di 87 euro al giorno e la metà è pagata dalla regione per la quota sanitaria e l'altra metà è quota alberghiera dagli assistiti. Ecco, la cosa importante però è anche garantire un controllo, un monitoraggio, e deve esserci anche una partecipazione del servizio sanitario proprio per garantire che in queste strutture private sia assicurata una qualità delle cure sanitarie e sociosanitarie. E questo ecco per riallacciarmi all'intervento di Anna. E invece per quanto riguarda le liste d'attesa, anche noi in Umbria abbiamo il problema in particolare della lista d'attesa per il ricovero convenzionato in queste strutture sociosanitarie, perché purtroppo le unità valutative multidisciplinari delle ASL mettono in lista d'attesa una parte degli aventi diritto malati anziani non autosufficienti, e qui c'è il problema che abbiamo dati dell'anno scorso ben 824 anziani malati cronici non autosufficienti in lista d'attesa su una popolazione di 800, siamo poco più di 800.000 abitanti in Umbria, insomma, adesso non ho il dato esatto, comunque ecco. E in base al piano regionale per la non autosufficienza dell'Umbria, che è stato approvato nel giugno scorso, si precisa che i tempi di attesa del ricovero convenzionato possono superare i 3 anni. Cioè, parlando di anziani malati e del loro ultimo periodo di vita, è molto preoccupante il fatto che ci siano queste liste d'attesa con questi tempi lunghi, insomma, anche perché molti purtroppo se devono aspettare così tanto non arrivano ad ottenere il concreto riconoscimento del loro diritto alle cure. Mi fermo qui perché altrimenti potrei proseguire oltre, ma in ogni caso questo ad esempio è uno dei problemi che è stato preso in considerazione dal gruppo delle associazioni umbre che nel giugno di quest'anno hanno dato vita all'alleanza formata da 8 associazioni. Io adesso sono portavoce di Ancescao, che è l'Associazione Nazionale della Regione Umbria, Centri Sociali Anziani e Orti, e poi il Sole di Foligno, che è un'associazione di non vedenti e ipovedenti, è un'associazione culturale di Foligno, la Pietra Scattata Onlus, è un'associazione che si occupa di diritti dei disabili, dei malati non autosufficienti,
l'associazione Madre Coraggio di Perugia, che si occupa di salute mentale, l'Unione Parkinsoniani di Perugia, e appunto poi sono la presidente dell'associazione umana. Ecco, queste associazioni che fanno parte dell'alleanza per i diritti delle persone non autosufficienti che abbiamo fatto nascere in Umbria in giugno, mi hanno incaricato di presentare una proposta. Premetto che l'alleanza, mi sembra importante dirlo, questa nostra alleanza è nata grazie al supporto organizzativo, grafico, la piattaforma che ci è stata predisposta con Google Meet per le videoconferenze, per poterci incontrare, dal Centro Servizi per il Volontariato dell'Umbria, che veramente ci ha dato e continua a darci un aiuto. La proposta che sto per presentare la presento anche perché appunto il Centro Servizi per il Volontariato dell'Umbria ha dato la disponibilità a sostenere gli aspetti organizzativi dell'iniziativa, se verrà condivisa, se ci saranno le condizioni per realizzarla. Secondo ADNA, si chiama così la nostra alleanza, ADNA è l'acronimo, Alleanza Diritti Persone Non Autosufficienti, che ha, se volete vedere il nostro manifesto, già basata sul manifesto costitutivo che abbiamo pubblicato nel sito web www.adna.it, e lì trovate tutte le informazioni anche relative alla prima lettera che abbiamo mandato alle istituzioni regionali il 14 luglio scorso e che purtroppo non ha avuto alcuna risposta, e che ci ha portato appunto anche per questo, dopo aver inviato questa lettera, a pensare anche che poteva essere utile un confronto, un'iniziativa con associazioni di altre regioni per vedere di avere più forza no? Anche nella nostra regione, insomma, per stimolare di più l'attenzione, provare a stimolare l'attenzione delle istituzioni regionali e portarle a dare una risposta alle richieste che abbiamo formulato nella nostra lettera. Allora, secondo ADNA sarebbe molto importante organizzare nel 2021, possibilmente a febbraio, una videoconferenza nazionale promossa da un gruppo di associazioni di diverse regioni che condividono principi e finalità relativi alle esigenze e al diritto alle cure delle persone non autosufficienti, malate e disabili, cioè quindi parliamo anche della disabilità. La nostra alleanza è nata anche in relazione appunto alla non autosufficienza causata da gravi disabilità, e con particolare attenzione alla questione della tutela sanitaria degli anziani malati non autosufficienti. Perché? Perché questi anziani malati sono la maggioranza delle persone non autosufficienti, e quindi sia a livello nazionale che a livello regionale le istituzioni, anche in sede di pianificazione degli interventi sanitari e sociosanitari, dovrebbero considerare e analizzare i bisogni sanitari degli anziani, che sono la maggioranza degli anziani malati non autosufficienti. E per cui riteniamo che sia importante richiamare l'attenzione anche in sede di videoconferenza e particolare su questa fascia di popolazione, visto anche e alla luce di quello che è successo e che è stato ricordato nella fase dell'emergenza sanitaria Covid, anche per i malati con altre patologie, non solo con il Covid. E quindi ecco, il CESVOL Umbria ci ha dato la disponibilità a organizzare questo evento. La proposta che presento a nome delle associazioni di ADNA
è quella appunto di organizzare questo evento nazionale in cui potremmo anche presentare un documento che le associazioni condividono e magari cercare degli esperti, giuristi, medici e magari anche qualche economista che condivide quanto viene diciamo detto e segnalato in riferimento alle esigenze e all'attuazione del diritto alle cure di questi malati e disabili non autosufficienti e quindi esperti che ci diano un aiuto a promuovere le proposte. E poi nell'ambito della riunione che abbiamo fatto con le associazioni di ADNA è emerso però l'importanza, e questa ve la volevo segnalare, che credo sia importante, di far seguire la videoconferenza nazionale a momenti di videoconferenze a livello regionale. Perché? Perché è fondamentale riportare i risultati del confronto nazionale a livello regionale per sollecitare le nostre istituzioni ad attuare la legge 833 del 78, ILEA, e a tener conto, cosa che appunto abbiamo scritto anche nel manifesto di ADNA, del particolare ruolo essenziale per la tutela della salute dei familiari accuditori a domicilio, cosa che purtroppo, ecco, anche nell'ambito del DPCM del 2017 sui LEA non è riconosciuto in concreto. E quindi, ricollegandomi all'intervento di Maria Grazia Breda, fare in modo che, così come abbiamo scritto anche nel nostro manifesto, che sia previsto per legge un contributo economico forfettario alla persona malata non autosufficiente o disabile non autosufficiente, in modo che possano essere assicurate quelle prestazioni H24 che con l'ADI e con l'ospedalizzazione a domicilio non vengono garantite, perché sono i familiari che provvedono. E i familiari però spesso non sono formati, non hanno l'educazione, hanno difficoltà e soprattutto non ce la fanno 24 ore su 24 a gestire le esigenze, anche perché possono andare in burnout, cioè anche loro possono avere dei problemi. E oltretutto comunque non è giusto trasferire i costi che... diciamo, almeno in via forfettaria, il Servizio Sanitario Nazionale sostiene come contributo per la quota sanitaria della struttura, nelle strutture di ricovero, almeno la metà della retta viene pagata dal Servizio Sanitario, non è giusto trasferire tutto sui familiari. I familiari hanno bisogno di essere formati, sostenuti, accompagnati, il malato deve essere monitorato, non si può lasciare, e questo è un tema che è caro alle associazioni che partecipano ad ADNA, l'importanza di tener conto che è fondamentale un sostegno dell'ASL in collaborazione con il medico di medicina generale per fare in modo che i familiari siano aiutati anche a evitare di fare errori nella gestione del malato. E così come Elena, ti fermerei, scusami, ti chiederei di contenere. Anche perché hai fatto una proposta molto importante e c'è anche l'altra proposta prima, per cui dobbiamo... Intanto fare in modo che tutti possano dire qualcosa e poi anche arrivare ad una... Giustamente, sì, scusami. Sì, ma infatti hai perfettamente ragione, Laura, anzi mi scuso, e quindi arrivo al finale, e il finale è che a nostro avviso è anche importante promuovere, cosa che è stata detta mi sembra da alcuni negli interventi precedenti, anche l'informazione ai cittadini e alle cittadine. E quindi provare poi, grazie a questi eventi, a fare comunicazione sociale
e a trasmettere quello che viene, che emerge negli incontri a livello nazionale, a livello regionale, se riusciremo e se ci sarà come dire, l'adesione per farli, anche alla cittadinanza che è interessata ad avere queste informazioni, in modo che ci sia un consenso anche da parte delle famiglie che sono interessate e coinvolte. Grazie. Grazie Elena, scusami davvero se ho dovuto interromperti, però no, mi hai fatto bene, importante. Io potrei parlare delle ore. No, quello che hai detto è tutto importante, per di più anche questa proposta di una videoconferenza o di un incontro nazionale che possa avere anche proprio una... verso prendendo i nostri documenti, riprendendo i nostri contenuti e poi poterli calare nelle realtà regionali. Per cui tutto quello che sta venendo fuori presuppone che ci dobbiamo anche un attimino organizzare successivamente anche a questo incontro in un modo più concreto per portare avanti un po' bene queste proposte, perché effettivamente quello che sta uscendo è molto e molto anche giusto, molto comunque dobbiamo vi chiedo se qualcuno è arrivato stasera inserisca la mail nella chat in modo che possiamo avere il suo riferimento per poter poi scriverci e darci tutte le comunicazioni. Intanto procediamo, c'è Mauro del Comitato Libro Verde, adesso non so se lo dico giusto, però si presenta poi. Ciao, mi sentite intanto? Perfetto, sì. Io mi presento, sono Mauro Caffo, sono un operatore sociosanitario, vicepresidente del Comitato Familiari Operatori dell'Emilia Romagna Libro Verde. Oggi doveva essere collegata la presidente Manuela Tonini. Abbiamo ricevuto l'invito, il materiale attraverso Bruna Bellotti. Purtroppo è sempre lì, Bruna è sempre in prima linea. Purtroppo Manuela non si è potuta collegare, che aveva già impegni, quindi provo a fare io le veci un po' della situazione. Un po' vi racconto così, sarò molto molto breve. Un po' la storia del nostro comitato. Il comitato si è formalmente costituito, quindi con statuto e tutto il resto che voi sicuramente conoscete meglio di me, ad ottobre, però abbiamo dato vita alle nostre attività già dal mese di aprile, con iniziative, presidi davanti alla regione dell'Emilia-Romagna e via dicendo. Abbiamo prodotto diverso materiale e siamo già riusciti ad avere due incontri con la regione, nello specifico con l'assessore Raffaele Donini, l'assessore alla salute dell'Emilia-Romagna, e la vicepresidente Ellie Schlein, con la prospettiva di creare un tavolo tecnico per rivedere tutto il sistema dell'accreditamento. È stato un lavoro importante e soprattutto comunque di questa organizzazione che è nata della necessità di essere coesi fra familiari e operatori. All'interno del nostro comitato ci sono familiari che hanno perso i propri cari e familiari che non hanno perso i propri cari e gli operatori comunque... è un punto importante per andare avanti. Il percorso è importante, il percorso è ancora in costruzione e quindi poi magari vi darò tutto e vi scriverò nella chat la mail del comitato per qualunque contatto. Abbiamo già avuto, diciamo, qualche risalto mediatico. Io un po' di tempo fa sono stato ospite alla trasmissione Mi manda Rai 3, poi vabbè, con giornali locali e via dicendo. Ho sentito gli interventi molto interessanti e soprattutto la prospettiva di creare un coordinamento nazionale, però vorrei partire un attimino dal presupposto. Tutto quello che stiamo vivendo è frutto inevitabilmente della riforma del titolo quinto della Costituzione, con la regionalizzazione del sistema sanitario che lì ha demandato ad ogni regione un po' come fare, ma soprattutto entrerei pure nel merito del patto di stabilità che secondo me all'interno del sistema sanitario, del welfare e via dicendo dovrebbe essere eliminato, e il termine stesso azienda. Il termine stesso azienda lì per sé secondo me crea
un po' un piccolo di conflitto di interessi su quello che dovrebbe essere un diritto costituzionale. Io lavoro per un'azienda pubblica, l'ASPE di Parma è un'azienda pubblica, tra virgolette mi definisco un privilegiato rispetto a tanti colleghi che lavorano all'interno delle cooperative, delle agenzie interinali e via dicendo. La questione lavorativa credo che, come ha anticipato perfettamente Anna, infatti mi ha tolto le parole dalla bocca, è il problema della carenza di personale. E loro si sono resi conto del problema e cercano di tappare i buchi. Come non so se qualcuno di voi ha letto, è stata fatta una commissione salute delle regioni in cui hanno proposto una sorta di modalità per tappare i buchi, parlando di avere maggiore flessibilità dell'utilizzo di personale interinale, andare con la libera professione, richiamare persone, lavoratori che sono andati in pensione, cose che ha confermato ieri lo stesso assessore Donini. Questo qua, noi poi anche lì nella chat poi vi allego anche l'ultimo comunicato che abbiamo fatto a valle dell'incontro che abbiamo avuto ieri, e ne avremo altri, comunque noi li staremo addosso. Il problema del personale è la mancanza di investimenti che ci sono stati all'interno del sistema sanitario e di tutti i servizi pubblici. La commissione tra pubblico e privato, io non sono uno anzi dei sostenitori, tutt'altro, e noi anche come comitato siamo fermamente convinti che questi servizi devono essere pubblici. In Emilia-Romagna abbiamo l'80% dei posti letto accreditati che sono gestiti da privati, profit e no profit, fino a raggiungere la soglia del 90% nei servizi dei centri domiciliari per disabili e malati psichici. Che poi privati, si tratta di cooperative sociali che ben sappiamo, io essendo che poi ho lavorato per tanti anni nelle cooperative, le condizioni contrattuali e le condizioni che hanno i lavoratori. Quindi credo che questo qua sia essenziale. Il presupposto che poi è fondamentale, che poi anche lì avete convenuto tutti, è quello della necessità che il sistema sanitario nazionale si faccia carico delle residenze anziani. CRA o RSA in alcune regioni, ad esempio in Emilia-Romagna il termine RSA non esiste più, viene chiamata CRA, Casa Residenza Anziani ad Alta Valenza Sanitaria, in cui comunque è prevista la presenza dell'infermiere H24, a differenza di quelle strutture dove l'infermiere non è previsto. Ieri anche quello che diceva Donini, diceva il flusso, la migrazione dei lavoratori presso le ASL, ma è quello che gli ho chiesto, perché però? Perché logicamente la gente scappa da determinate realtà lavorative in cui sei sfruttato, perché si parla di sfruttamento, soprattutto per quello che vivo io con i colleghi delle agenzie interinali che hanno dei livelli assolutamente incredibili. E soprattutto quando poi sento parlare che effettivamente poi diciamo il vettore, il veicolo del virus all'interno di queste residenze è il personale. Ma perché il personale è il veicolo? Perché il personale siamo pochi, giriamo fra vari reparti e non si viene a creare quella che è la bolla di un personale adatto e da dedicare a determinati servizi. E soprattutto in quelle realtà private, quindi private convenzionate, poi non parliamo dei privati proprio privati, che secondo me da quello che so è ancora più il far west, perché al di là di essere un operatore, membro del comitato, sono anche un delegato dell'Unione Sindacale di Base, che anche ieri abbiamo fatto uno sciopero nazionale di scuola, trasporti e sanità, che è importante rimarcare, che il personale, visto io, che sono costretti anche a dover dire sì che io vado a lavorare se non ho le condizioni adatte. Perché? Perché altrimenti perdi il posto di lavoro, perché sei ricattato, perché specialmente in quelle realtà di cooperative e agenzie interinali ancora si lavora a cottimo, cioè, quindi fai le ore, guadagni, non fai le ore e non prendi nient'altro. Sulla questione poi visite familiari, che anche ieri abbiamo nuovamente rimarcato, il problema da dove nasce? Nasce sempre lì che ogni regione diciamo emana delle linee guida che fanno riferimento ai DPCM che emana il governo, però demandano tutto ai gestori privati, ai gestori delle strutture. Dove ci sono le strutture che si riesce a garantire la sicurezza, le visite ci sono. Come io parlo nel caso dove lavoro, le visite le riusciamo a fare in maniera purtroppo comunque contingentata e controllata, ma esistono quelle strutture in cui ci sono strutture vecchie, fatiscenti, che non hanno gli spazi adatti
in cui le visite non si possono fare e in cui sono avvenuti i focolai peggiori del contagio del virus, ma è un problema diffuso in tutte le regioni e non soltanto in Emilia-Romagna. Qui in Emilia, parole dell'assessore, sembra che abbiano la voglia nel rivedere tutto il sistema dell'accreditamento e di aumentare quelli che poi sono i parametri del case mix, che il case mix sono quei parametri che attribuiscono le ore assistenziali e sanitarie. Poi lì il paradosso, io lo dico proprio lavorativamente, il concetto di dover dedicare dei minuti, perché si parla di minuti nell'assistenza, secondo me qualcosa non quadra, e andiamo su quello che è il sistema del diventare un lavoro meccanico e poi soprattutto tornando su quello che è il privato, e il privato all'interno di quello che è il sistema sanitario, assistenza, abbiamo visto la Lombardia, dei risultati che hanno portato, il privato deve fare profitto, è per logica di fatto. Quindi io, come tutto il comitato, che comunque vi ripeto siamo un comitato di familiari operatori e abbiamo fatto un ottimo lavoro, poi vi ripeto vi giro tutto, poi mi dispiace starò un altro poco collegato, poi mi dovrò staccare perché faccio il turno di notte e quindi il tempo che mi vado a preparare, ceno e via dicendo, però la proposta di questa collaborazione ampia di creare una tavola, un coordinamento pressando il mondo politico, perché sono scelte politiche che loro devono fare, sono scelte politiche di sistema. O decidi di investire nei servizi pubblici essenziali, che è sanità, scuola, trasporti, o ci ritroveremo nuovamente come prima ondata, la seconda ondata nuovamente, ci ritroveremo con una terza ondata in cui si cerca di mettere le pezze, il classico sistema italico, senza risolvere alla base veramente i problemi. Spero di avervi detto tutto e comunque soprattutto partiamo sempre da quello che è il presupposto della riforma del titolo quinto della Costituzione, della regionalizzazione del sistema sanitario. Da lì è crollato tutto e soprattutto all'interno della Costituzione il pareggio di bilancio, che lì sono anche di quelle situazioni che sono necessariamente da mettere in contraddizione rispetto al sistema in cui viviamo. Grazie a tutti, ora vi giro tutti i documenti, i contatti che abbiamo, invito pure a visitare la pagina del Libro Verde in cui abbiamo prodotto tutta quest'estate una serie di video molto brevi in cui spiegano poi quello che avviene all'interno delle CRA/RSA, che in tanti, per molta gente è sconosciuto quello che avviene. Grazie a tutti. Mauro, ciao Mauro, ti saluto. Ciao, sono ciao. Caterina. Dopo ci sentiamo, che mi dici meglio dell'incontro con Donini, magari dopo ce ne parli. Magari qui sì, ci vediamo. Ora giro tutto qua. Domani. Poi se ci sentiamo domani nel pomeriggio con calma. Ah, scusate, l'ultima cosa e poi veramente chiudo per non togliere tempo agli altri interventi. Sono già stato contattato, infatti chiudo qua e poi li dovrò telefonare. Che quando sono stato ospite a Mi Manda Rai 3 c'era anche in collegamento dottor Palma, che è garante nazionale per le persone private della libertà, esatto. Che comunque dovrebbe venire a Parma, dovremmo parlare, vediamo un attimino pure che presupposti. Comunque vi giro tutto e grazie ancora e spero che sia un percorso costruttivo per il futuro. Perfetto, grazie Mauro. E adesso Caterina. Sì, buonasera a tutti. Allora, comincio subito cercando di andare bella veloce, perché mi sembra che ci sia poco tempo e tante cose da dire. Allora, la prima cosa è che la mia domanda iniziale, quando ho chiesto che destinazione aveva questo documento che ha fatto Urbani, non è casuale, nel senso che le cose che sono scritte in questo documento io le ho già sentite più di un mese fa. E le ho sentite a una riunione che locale di un distretto, di un'azienda sanitaria locale, che è quella della mia città. Questo vuol dire che queste cose le stanno già facendo, le stanno già mettendo in atto, questo è il problema. Mentre la sensazione che ho è che in realtà queste cose le abbiano già decise e che questo documento che ha fatto Urbani sia alla fine una semplice ratifica di quelli che sono stati accordi precedenti già presi e già attivati, perché
bisogna anche un po' fare i conti con il potere e con la forza contrattuale che hanno le regioni adesso. Questa cosa della sanità non la molleranno facilmente, eh? Cioè non si faranno di certo mettere i piedi in testa dal governo, perché c'è una partita di soldi talmente ampia, il giro economico è talmente forte che non ci rinunceranno mai. Secondo me, comunque sarà un'impresa durissima e quindi mi chiedevo a questo punto se era effettivamente, come dire, strategicamente efficace dirigersi verso il Parlamento e non magari invece cominciare a confutare le cose, insomma, man mano che arrivano poi alle regioni che sono quelle che poi le mettono in pratica e che le vogliono poi portare a termine come vogliono loro, non come vuole il governo. Lo possono fare e lo faranno perché loro hanno già delle idee in proposito. Stanno correndo ovviamente perché c'è il Covid, però la portata e l'afflusso di denaro sarà enorme e loro, le regioni non ci pensano proprio a rinunciare a questo giro di soldi. Questo deve essere chiaro. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, per quello che accenno semplicemente a questa cosa dell'ADI e questione dei malati, soprattutto cronici, i malati cronici che sono a casa. Allora, questa è una partita enorme. Lo scandalo di questa cosa lo sappiamo tutti qual è: non riconoscono niente al caregiver, nonostante che faccia un vero e proprio di lavoro assistenziale serissimo e continuativo. Questa è una cosa scandalosa che dovrebbe finire, non so quando ci si riuscirà, ma prima o poi qualcuno deve fare qualcosa per questa ignobile vergogna di persone che continuano ad accudire i loro familiari malati per anni senza uno straccio di riconoscimento, se non questa famosa indennità di accompagnamento che poi in realtà finisce molto in fretta e che non copre proprio niente, perché poi in realtà tra le visite e i medicinali e cose varie, insomma, sti 500 euro al mese se finiscono in fretta. La mia proposta, comunque, le cose più secondo me avanzate da questo punto di vista è che quando c'è una malattia cronica in corso, e mi riferisco soprattutto alla demenza, ma anche a tutte le altre, con la diagnosi deve essere presa in carico la famiglia, non solo il malato, viene presa in carico la famiglia e quindi c'è tutto un processo di accompagnamento della famiglia col malato in casa fino al momento eventuale di trasferimento in un istituto, in una lunga degenza o quello che sarà. Però queste famiglie che davvero, che sono quasi sempre tutte donne, che devono accudire persone malate per anni senza avere nessun tipo di riconoscimento, è uno scandalo nazionale che abbiamo solo noi e pochi altri. Non è possibile andare avanti così. Comunque poi controlleremo, poi come verificheremo come poter fare, ma si dovrà fare. Hanno promesso in questa famosa riunione a cui sono state appunto della mia azienda sanitaria locale, è stata ritirata fuori la figura dell'infermiere di quartiere. Ci vuole anche qui un punto di riferimento per queste famiglie che hanno i malati a casa. Può essere l'infermiere di quartiere, può essere il case manager, può essere l'ombudsman che dovrebbe famoso fare questa opera di mediazione. O comunque serve una persona che sia un punto di riferimento, perché i medici saranno sempre meno accessibili, cioè non sono disponibili, cioè perché i malati con la demenza hanno delle richieste, hanno delle necessità che sono... potrebbero sono distribuite su tutte le 24 ore, quindi non è possibile che queste persone siano abbandonate con le relative famiglie, hanno enormi problemi. Chiudo la vicenda io lo dico perché ho questo profilo Facebook da qualche anno su Facebook appunto, e trovo e sento tantissime lamentele per questa cosa. Poi le persone non hanno la forza di organizzarsi per chiedere delle cose, anche un po' di pigrizia, anche un po' di come dire, di sono distrutte anche fisicamente, è molto difficile fare il caregiver per molti anni e quindi non lo fanno, però è un'esigenza estremamente sentita.
tutti ne hanno parlato, tutte le donne ne parlano continuamente e qualcosa bisognerebbe fare. Adesso vedremo appunto cos'altro fare. Penultimo punto che voglio toccare è quello dell'RSA. Sappiamo benissimo, come diceva Mauro, che sono delle aziende. Anche qui adesso le chiamano CRA perché c'è il problema famoso che se l'assistenza sanitaria supera il 50%, l'azienda sanitaria deve pagarti, quindi la retta non è più intestata all'utente ma è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Per adesso hanno vinto le cause, ma la Maria Grazia Breda lo saprà ancora meglio di me, le cause che sono state vinte da chi aveva l'Alzheimer. Quindi se c'è la diagnosi di Alzheimer e sei in una casa di cura, tu non dovresti assolutamente pagare la retta perché ricade tutto sul Servizio Sanitario Nazionale, al limite paghi un ticket. Allora, per evitare questa cosa, almeno per quello che ho sentito in giro, questa parola sanitaria è stata un po' ritirata e adesso prevalgono più le CRA, anche se poi comunque i servizi sono sempre gli stessi. Comunque, da quello che mi è stato detto da quasi tutti le associazioni di consumatori con cui ho parlato, facendo appunto causa all'azienda sanitaria locale, si vince praticamente sempre. Quindi può anche darsi che questa cosa prevalga. Anche questa appunto è una partita enorme, anche qui ci sono un sacco di soldi che girano, quello dell'RSA è un affare che è di sicuro successo, è inutile che lo dica io, girano un sacco di soldi e questo fondo poi per nazionale per la non autosufficienza ha poi dei tragitti strani, nasce come welfare, per cui nasce come assistenza alla sociale e poi in realtà lo fanno diventare un contributo sanitario. Con questo contributo sanitario, appunto, fino adesso l'azienda sanitaria locale, le varie aziende sanitarie, stanno pagando le rette di quelli che vengono ricoverati. Però rendiamoci conto che se viene fuori il fatto che effettivamente tutto ricade sul Servizio Sanitario Nazionale, è qualcosa che fa saltare i tavoli, perché sono spese enormi. Cioè, tenete conto che una persona costa sui 3.000 euro al mese in una casa di riposo, moltiplicatelo per le centinaia di migliaia che ci sono, quindi è una cosa insomma piuttosto grossa e delicata e loro faranno di tutto per tenerla nascosta, poi come hanno sempre fatto fino adesso. Dovrei dire tante altre cose sull'RSA. Ho solo un minuto e quindi non sto neanche a prendere il discorso. Noi stiamo facendo tutto un grosso lavoro per quello che riguarda la pressione sulle regioni, soprattutto per farle riaprire. Incontriamo ovviamente grosse difficoltà perché c'è il problema, come sapete tutti ormai, della questione dei risarcimenti nel caso che si attivino cause legali nei confronti dei direttori delle RSA. A questo punto faremo qualcosa anche qui ci inventeremo qualcosa per riuscire a entrare. Come ultima mia richiesta, mancano ormai 40 secondi, io chiederei se è possibile per i successivi incontri e se vogliamo fare qualcosa di incisivo di dividere questi lavori per aree tematiche. Cioè non c'è troppa carne al fuoco. Io chiederei se è possibile magari di dividere le cose con una qualsiasi suddivisione che volete fare. Potrebbe essere la questione dell'RSA da una parte, oppure la questione della medicina del territorio da un'altra e l'assistenza poi invece ai malati cronici e dall'altra. Certo, ogni tanto si intrecciano anche queste cose per forza, però insomma la materia è talmente vasta che io non so se riusciamo con questi interventi, con queste nostre cose, a mettere a fuoco tutto. Sinceramente io ho finito il tempo, ma anch'io avrei voluto parlare per almeno altri 10 minuti. Basta, ho finito. Sì, grazie Caterina. Guarda, effettivamente io sono d'accordissimo con quello che hai detto, effettivamente, ed era una cosa che stavo pensando e l'avevamo parlato anche con Elena oggi che ci siamo sentite, cioè sicuramente varrebbe la pena, dato che sono uscite tante cose e su ogni cosa c'è necessità di un approfondimento, di argomentare
e anche di arrivare a definire poi una proposta un pochino più elaborata e concreta, forse vale la pena veramente di perseguire adesso, no? Non dico per sempre, però in questo momento, a fare dei gruppi di lavoro che approfondiscono una cosa e l'altra, poi ci ritroviamo insieme e li portiamo avanti. Però potrebbe essere una buona idea, ecco, se pensateci intanto, perché potrebbe essere una proposta con la quale oggi ci lasciamo. Allora, io avevo adesso Anna Maria, ma non la vedo più. Mi confermate? Anna Maria ci deve avere salutato. E quindi c'è Achille. Ecco, si sente, sì. Si sente, vero? Sì. Ecco, io cerco di essere breve, anche se l'argomento richiederebbe un lungo intervento. Beh, intanto, a proposito dell'RSA, noi ci siamo occupati sin dall'inizio della pandemia, quindi dal marzo, dal mese di marzo, noi pensionati del Riconquistiamo Tutto, sindacato un'altra cosa, opposizione CGIL, ci siamo occupati di questo problema, perché l'abbiamo ritenuto un problema fondamentale, vitale veramente, e non in senso vago e lato, ma vitale, di vita e di morte. Riguarda, è un problema che ha riguardato la vita e la morte, insomma, delle persone. E quello che abbiamo notato, quello che abbiamo subito riscontrato, è stata, questa era una cosa che conoscevamo già, questa disparità esistente fra le parti, nel rapporto che esiste tra ricoverati, pazienti, famiglie di pazienti e la controparte, la proprietà della casa, la proprietà sia pubblica che privata. Naturalmente dopo entrerò un po' nel merito di questa. Si è parlato giustamente che vi sono problemi che sono alla radice di tutto questo, sono problemi che forse risalgono ancora prima di quelli che sto dicendo. Quinto, pareggio di bilancio, patto di stabilità, il regionalismo differenziato per come si è prospettato e per come alcuni vorrebbero attuare. Ma partiamo dalle cose concrete. Deludente mi pare l'audizione, l'incontro che c'è stato. Cioè, siamo ad un punto in cui non si ha la nozione, la consapevolezza del problema. È un problema gravissimo, quello delle RSA e degli anziani, ricoverati, e del funzionamento di queste strutture. Quindi deludente l'incontro, deludenti le proposte, hanno ragione quelli che compagni che hanno parlato prima di me, che hanno introdotto il problema, a dire che non si conosce, per esempio, ed è il primo paradosso, si capisce che non esiste una unità di programmazione e di proposte fra Commissione della Camera e Commissione del Senato. Questa è una delle cose, veramente, come è stato riferito, è una delle cose più veramente allucinanti. E c'è una situazione quindi secondo me qualche compagno ha parlato di una politica una politica, vero, di negazione, di abbandono del problema. Non si riconosce che questo problema è uno dei problemi fondamentali. Vabbè, però, insomma, queste sono considerazioni di carattere generale che lasciano un po' il trono. Allora, importante, io credo, che è intanto stabilire, certamente un coordinamento nazionale sarebbe utile, e soprattutto chiedere negli incontri, nei rapporti,
perché non esiste un rapporto di forze tali per cui sia esso costituito dai dipendenti che anche dai ricoverati, dagli anziani, dagli ospiti, le RSA del casino. Non esiste la possibilità di stabilire un rapporto di forze. Per cui è dopo forza, in un certo senso, dover chiamare, confrontarsi con parlamentari, con l'organizzazione statuale, il ministero che tratta e che affronta questi problemi. Allora, se questo è vero, innanzitutto bisogna stabilire che ci sia una garanzia e una certezza negli incontri che questo comitato, che questo costituendo comitato farà con questa controparti che sono necessariamente parti avverse, ma di fatto alla prova dei fatti questa avversione emerge, perché se i risultati della audizione dell'incontro che è stato, cioè quelli che sono stati riferiti, emerge evidentemente un'avversione al problema e a chi si fa carico di questo problema. Poi io concordo molto con quello che ha detto il collega, il lavoratore che opera nelle RSA. Ma ecco, giustamente lui pone un problema fondamentale. Lui dice, ma come possiamo pensare che le organizzazioni 4.486 RSA privati contro 700 e rotte RSA pubbliche, non ricordo il numero esatto, com'è possibile che il rapporto fra queste forze sia, non dico favorevole, ma anche, diciamo, un rapporto che può, concedere qualche cosa alla soluzione del problema come vorrei. Non esiste. E allora giustamente il collega che ha parlato, il lavoratore che ha parlato delle case di riposo, delle case delle RSA, dice bisogna porsi un problema, ma non è arrivato però ad una conclusione. E secondo me la conclusione è porsi il problema di una requisizione, di un esproprio di queste strutture, che sono in mano, tra l'altro, a società internazionali, multinazionali, che realizzano profitti ingenti. Bisogna porsi questo problema con i parlamentari, con gli organismi con cui il comitato, con chi è delegato ad andare, tratterà. Questi, chi tratterà con questi parti, deve porre questo problema, perché non è pensabile. Ma al di là di questo, ecco, io mi domando, esiste oggi l'idea, ipotesi che una parte dei fondi che verranno distribuiti vadano a queste realtà? Qualcuno si è posto questo problema? E in che misura se l'è posto? E in che misura questi soldi, questi fondi che dovrebbero venire, dovrebbero andare in quella direzione? Questi sono problemi che non possiamo non porci se vogliamo davvero tentare di risolvere i problemi. Quindi c'è il nodo tra privato e pubblico, indubbiamente. Noi diciamo perché queste strutture siano pubbliche. Non è possibile che, tra l'altro, con una disparità di forze, di numeri, come 4.486 privati, 700 rotte RSA pubbliche, non è possibile che questo rapporto, diciamo, possa risolvere nessuno dei problemi che noi poniamo. Ecco, sono stati elencati bene da tanti in tanti interventi. Quindi queste cose vanno messe, mi pare, all'ordine del giorno. Queste cose sono state ingigantite, aumentate nella loro gravità, che già noi conoscevamo, proprio dal Covid. I morti che ci sono stati, il numero di morti dove quelle strutture private, per esempio, nelle quali un alto numero di morti si è verificato in questo Covid, durante la causa di questo Covid, o dove si siano verificati inaccettabili comportamenti nei confronti degli anziani. Queste
vanno prese in considerazione. Queste vanno poste sotto, appunto, il giudizio di una loro requisizione, di un loro esproprio, di una loro stabilizzazione, che diventino, insomma, patrimonio del Servizio Sanitario Nazionale. Altrimenti, ecco, io di queste cose volevo brevemente parlare, insomma. Credo che certamente è stato accennato al rapporto con il personale, insomma, sfruttato le persone, scappa. Io so che moltissimi, il personale che rimane, è il personale più agli ultimi posti della possibilità di un riscatto, solo perché c'è un'estrema necessità di vivere, di sopravvivere, rimango. E poi sarebbe importante, e qui vi dirò un caso concreto, i comitati di controllo. Noi dovremmo incentivare. Io sono stato chiamato l'altro giorno da alcuni comuni che mi hanno chiesto di organizzare un presidio davanti al più albergo Trivulzio a Milano. Cosa ho cercato di fare? Per quello che è successo al più albergo Trivulzio, e cioè nei confronti contro il personale, oltre che naturalmente contro gli ospiti, contro i ricoverati, contro il personale, un licenziato e un sospeso per 30 giorni, perché hanno disobbedito l'obbligo della fedeltà aziendale. Allora, un presidio lo cercheremo di farlo, non è facile, perché di questi tempi, con il clima che c'è per Covid, eccetera, è difficile anche portare, mobilitare un po' di gente, ma lo faremo senz'altro, cercheremo di farlo, come oggi si è fatto, per esempio, per i fatti, per lo stesso problema che è successo all'ospedale San Paolo, San Carlo. Anche lì è noto, si sa dalle notizie stampa, che molti medici hanno firmato una lettera di protesta per le condizioni a cui erano sottoposti. E questo fatto, solo l'aver manifestato il disagio, le difficoltà che esistevano, ha comportato che siano stati, minacciati, e che ci sia in corso un procedimento, un rapporto di difficili condizioni con l'amministrazione. E quindi praticamente va benissimo affrontare, ma anche, vedete, affrontare il problema, come giustamente si è fatto, come giustamente si fa, RSA per RSA. Quali sono i problemi, le difficoltà, le analogie. Va bene, ma bisogna costruire un fronte unico dei rappresentanti delle RSA, perché nei confronti del governo, nei confronti del ministero, si stabilisca un'azione che sia comune e unitaria. Quindi ben venga questo comitato, questo coordinamento. E mi pare che sia i problemi che sono stati accennati. Ho finito, basta, mi fermo qui, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma io sono stato intervistato, è vero, recentemente da Radio Onda d'Urto di Brescia, perché ci siamo occupati in questo tempo, e ho detto quali sono le nostre nel rapporto esistente in queste strutture, in questa realtà, con gli anziani, con gli ospiti, un rapporto di forza che va assolutamente modificato, si può ottenere un miglioramento a loro favore, naturalmente. Achille, ti si sente male? Se... Basta così. È concluso, ok? Sì, sì. Aspetta, purtroppo ogni tanto andava via un po' la voce. Ok, grazie. Allora c'è Alberto. Sì, buonasera. Io sono Alberto, vengo dalla Versilia,
faccio parte di un comitato locale che si sta muovendo sulla questione da tempo, anche sulla questione della sanità pubblica, ma in particolare ora sull'RSA, perché ci sono stati dei decessi. E quello che è venuto fuori è la situazione lavorativa interna di ricatto, sostanzialmente, interna a questa RSA, e adesso stanno venendo fuori i familiari. I familiari piano piano stanno prendendo forse consapevolezza e coscienza e stanno aprendo delle vertenze in notevole solitudine, sostanzialmente. Ecco perché credo che questo lavoro che si sta facendo in collaborazione con le associazioni familiari d'Italia sia importante, proprio per costruire quel rapporto di forza che adesso, diceva Achille, è carente e non è a vantaggio dei familiari. Fra l'altro, credo che la questione familiare sia una delle questioni centrali, diciamo così, sulla necessità di pubblico. No? Io vengo dalla scuola, no? Molti di voi sanno che i decreti delegati del 74, tanti anni fa ormai, hanno stabilito la partecipazione dei familiari dei ragazzi alla gestione della parziale, ovviamente, della scuola. Ecco, io credo che per dire che un servizio è pubblico, bisogna che in qualche modo la rappresentanza degli utenti abbia qualche diritto, fondamentalmente. Adesso questi diritti sono totalmente negati e quindi il fatto che la gran parte delle RSA siano private è di fatto un impedimento enorme, no? Il documento ministeriale che ringrazio ci è stato inviato, io faccio parte anche come Achille del sindacato, un'altra cosa, cioè dell'area di minoranza dello SPI, ci ha portato ad una situazione incredibile, no? Su 5.000 circa RSA ci sono, cioè il 4% mi pare di RSA pubbliche, no? E questo sta a indicare che c'è un bisogno enorme di pubblico nell'RSA e quindi c'è un bisogno enorme di risorse economiche per creare RSA pubbliche, per aumentare questa percentuale. Guardate, se fate il calcolo della percentuale dei posti letto, è ancora più bassa, perché evidentemente i posti letto delle RSA pubbliche, quelle poche che ci sono pochi, nel senso che sono RSA di dimensioni limitate, quando invece le RSA private sono di dimensioni ovviamente dedicate allo sfruttamento e al profitto, sono sicuramente di... Ecco, quindi secondo me questo documento che ci è arrivato è sostanzialmente un documento di autoesaltazione del lavoro fatto fino ad oggi, solo in minima parte alza lo sguardo sulle necessità future. L'unica cosa che per fortuna si stanno rendendo conto, ma lo sa tutto il mondo, è l'esplosione demografica, no? L'Istat dice che nel 32 ci saranno 17.500.000 anziani con malattie croniche, cioè questo ci rende ci fa toccare con mano l'assurdità di questi 20 anni ultimi, no? In cui sono stati tagliati, mi pare, circa 40 miliardi nella sanità, mentre la popolazione stava invecchiando. Quindi esattamente l'opposto di quello che si sarebbe dovuto fare, no? E questo sta a indicare anche che l'entità delle risorse stanziate, citate in questo documento, sono limitate, no? Si parla di 10 miliardi, ma sono una parte di quelle tagliate, mentre invece ce le vogliono far passare come investimento. Quindi la situazione è gravissima, è gravissima, e credo che la questione dei rapporti di forza sia una questione centrale. Però credo che noi come lavoro, no, collettivo, dovremmo cominciare a esprimerci. Cioè, secondo me, cominciare a esprimere la nostra valutazione sintetica, lo stiamo facendo oggi, no? Con i nostri punti critici di quel documento, in particolare sulla questione delle risorse, come dicevo, in particolare sulla questione pubblico-privato, come dicevo,
la commissione pubblico-privato in sanità è spaventosa, intramenia, accreditamento, aziendalizzazione. Parlare di aziende pubbliche è uno simbolo, una contraddizione di termini. E poi la questione del personale, senza personale qualificato, socio-sanitario, numero sufficiente e stabile, non come è stato fino ad oggi. Ecco, io credo che il lavoro che noi stiamo facendo sia fondamentale, ma si deve tradurre in critica forte e in costruzione di rapporti di forza. Ora, critica forte vuol dire fare un documento collettivo in cui ogni gruppo, ogni associazione ci mette del suo, alla fine si arriva a un documento condiviso e si manda al Ministero. Così dice che questo Urbani è veramente un'indecenza, ammesso che l'abbia fatto lui e non ci sia qualcun altro. L'elaborazione è scarsissima, no? Qualcuno citava la contraddizione di termini fra il concetto di standard e il concetto di presa in carico. Sono due cose totalmente opposte. Anche la questione che qualcuno diceva, pare l'Anna, della digitalizzazione, sembra proprio collegata ancora ad esigenze di risparmio più che a questioni di investimento. E poi non si dice nulla, ho finito, dei medici di medicina generale, cioè sul fatto che non sono dipendenti pubblici. E questo è un grandissimo problema per le casse della salute o di comunità, come vogliono fare. Ecco, l'ultima cosa è però, come diceva un po' anche Achille, a questi incontri ministeriali noi dovremmo andare con delle richieste precise, con delle richieste. Dobbiamo chiedere questioni chiare. Per esempio, qualcuno citava prima, mi è piaciuto, il fatto che le RSA siano controllate dalla medicina del cuore, per esempio. Una delle richieste semplici, ma il fatto che nelle RSA ci sia il direttore sanitario. Ecco, sono secondo me richieste che devono essere preparate, predisposte prima, collettivamente, prima di andare all'incontro. Se no, corriamo il rischio di andare all'incontro, si parla a tutti e alla fin fine si esce fuori e sostanzialmente no. Perché poi con queste richieste si deve andare ai nostri referenti territoriali a dire: guarda, abbiamo fatto queste richieste, c'è da mobilitarci affinché queste richieste siano ottenute. Se no, la richiesta di incontro sembra quasi lo SPCGL che chiede un tavolo di confronto solo per ottenere il riconoscimento. Ma noi non vogliamo riconoscimento, noi vogliamo ottenere risultati. Ma i risultati da quel documento di Urbani sicuramente non vengono fuori, perché manca tutto in quel documento. Ecco, credo che questa critica forte a quel documento debba essere la prima cosa che noi dovremmo fare. È un punto di vista che deve diventare collettivo, secondo me. Ho finito. Grazie Alberto, sì, mi sembra, condivido. Scusa, posso dire una cosa? Certo. Più che i gruppi di lavoro, ma perché sennò sembra di ripetere strade già percorse, no? Nel senso che il gruppo di lavoro, questo sarebbe un gruppo di lavoro di un lavoro più ampio fatto in precedenza. Più che gruppi di lavoro, io proverei, se ci si fa, a fare iniziative come queste, ma tematiche. Cioè, oggi parliamo del personale. Di cosa abbiamo bisogno noi per avere un servizio? Non separerei l'RSA dal territorio, perché l'RSA fanno parte del territorio. Noi chiediamo che facciano parte del sistema sanitario nazionale, quindi l'RSA e il territorio sono strettamente collegati. Se facciamo gruppi di lavoro, corriamo il rischio di separare cose che invece vogliamo dire. Ma le questioni fondamentali sono i temi concreti. La questione delle risorse, ma sempre a debito le risorse devono essere, ma non ci dovrebbe essere la giustizia fiscale, non lo so, o non hai già pagato il sistema sanitario nazionale. La seconda cosa è il personale, ma il personale dovrebbe essere qualificato, pubblico, stabile, non quell'arrangiamento che hanno fatto questi stati. E poi la questione del pubblico privato.
pubblico-privato, in cui si chiede che il pubblico diventi, quello che già c'è diventi più pubblico, non certo azienda, e quello che manca diventi pubblico, cioè c'è bisogno su tutto il territorio nazionale di RSA pubblico, veramente pubblico. Solo allora i familiari avrebbero forse una possibilità, un'opportunità di contare qualcosa. Ops, ho chiuso. C'era Maria Grazia. Grazie. È diritto nel tempo, eh? Sì, guardo il tempo. Prima mi scuso, non l'avevo guardato. Allora, ritorno sulla questione pubblico-privato. Allora, la questione è se le strutture sono gestite da privati, ma sono accreditate dalla regione, assessorato alla sanità, svolgono la funzione analoga a una struttura pubblica ed è il cavallo di battaglia su cui noi siamo riusciti ad ottenere tutta una serie di regolamentazioni, di standard e di controlli. Per cui il problema è non tanto il pubblico, perché abbiamo anche strutture pubbliche che stanno fallendo per una gestione fallimentare pubblica, perché non è stata gestita proprio di RSA. Domani avrò una videoconferenza proprio con Asti su questo. Il problema è quello di cominciare a far capire che nel momento, ci sono sentenze che lo ribadiscono, nel momento in cui una struttura è accreditata, svolge il ruolo a nome e per conto del servizio sanitario che le ha affidato quel servizio. E quindi chi la gestisce con tutte le responsabilità di un ente pubblico. E quindi su questo non può applicare contratti privati, tanto per capirsi. E nelle RSA in Piemonte abbiamo ottenuto che infatti i familiari non firmano nessun tipo di contratto. E se lo firmano, lo disdicono e non succede nulla. Perché il problema è che se sono accreditate, rientrano nei LEA e come LEA l'utente è inserito dal servizio sanitario, non dal familiare, è inserito dal servizio sanitario e quindi è il servizio sanitario che ne risponde e non ci sono contratti da firmare. Diventa problema questo quando ovviamente c'è la convenzione e c'è l'inserimento nella struttura che è accreditata. Il problema c'è ovviamente se io da casa vado a cercarmi la struttura RSA e faccio un contratto privato. Quello è un altro paio di maniche, ma la struttura in sé accreditata nel momento in cui io arrivo inserita con la convenzione dell'ASL è come se fossi inserita in una struttura sanitaria pubblica, perché comunque ho gli stessi diritti e posso avere tutte le stesse tutele. Questo è la prima cosa. La seconda, rispetto a quello che diceva Caterina, ma forse arriviamo tardi al Senato. No, perché il problema abbiamo tutto il Recovery Fund, tutti i soldi che arrivano per la sanità e che se non interveniamo e facciamo sentire appunto questo capitolo importante, perché come diceva Sasso, non solo stato abbandonato, è stato rimosso, cioè questo il capitolo dei malati cronici non autosufficienti è un capitolo che è buttato fuori dal sistema sanitario perché non viene mai assolutamente preso in considerazione come malato. L'anziano cronico non autosufficiente non arriva mai nella bocca del ministro, non arriva mai nella bocca dei parlamentari, non arriva mai da nessuna parte, perché viene al massimo considerato il servizio, ma mai la persona come avente diritto alle cure sanitarie, come persona che ha dei diritti. Si parla dei malati oncologici, non si parla mai dei malati cronici non autosufficienti, tanto per capirci. La questione del domicilio e la questione anche della RSA che diceva Anna, parliamo della RSA. Allora, il documento che noi abbiamo proposto ribadisce, magari non è scritto bene, ma comunque la volontà è quella di ribadire che la RSA è parte del servizio sanitario dalla sua istituzione. La RSA è nata come servizio all'interno del servizio sanitario.
è che negli anni le regioni hanno deliberato spostandola progressivamente nell'assistenza, come molti di voi hanno ricordato. Allora, il nodo cruciale adesso è quello di ribadire che fa parte del servizio sanitario. Poi la questione della retta, che in tante regioni comunque è in qualche modo è rispettata nella proporzione del 50%, in Lombardia no, per esempio, è una questione che si può poi trattare, perché anche noi siamo per arrivare ad una situazione in cui ci sia ovviamente la maggiore quota di competenza sanitaria e quindi di risorse sanitarie, perché se dobbiamo fare una rivisitazione totale dell'organizzazione della RSA e vogliamo avere più medici, più infermieri, più personale qualificato, aumenta di sicuro il costo e non può sicuramente caricarsi sugli utenti, e quindi si può andare verso una sorta di proporzione, nel senso di pensare ad un ticket che sia modulato in modo da non caricare i familiari, e si può anche pensare ad una rivisitazione per tutto il sistema sanitario, perché devono pagare ticket solo i malati cronici non autosufficienti e no invece essere distribuito su tutte le prestazioni del servizio sanitario? Ma questa è una riflessione che bisogna fare più profonda. Non sono d'accordo con l'ultimo intervento, che non abbiamo fatto una discussione, perché il documento che vi ho mandato io, che arriva dal documento che era stato anche già predisposto come Medicina Democratica, è già una piattaforma di richieste per andare a discutere con il Senato. Non è che dobbiamo fare tante altre operazioni mentali. Noi abbiamo le proposte alternative e sappiamo anche dove vogliamo andare. Per cui credo che l'analisi a questo punto sia stata fatta. Semmai dobbiamo riflettere maggiormente su proprio i punti che abbiamo già scritto. Allora sono d'accordo invece sul fatto che sia necessario rivedersi magari ancora due volte per approfondire bene che cosa vogliamo fare con le RSA e per approfondire bene che cosa intendiamo per cure domiciliari e dove vogliamo andare. Magari se ci scambiamo dei documenti prima di vederci, come abbiamo già fatto, ci serve ovviamente leggendoli prima per avere una base comune, e una volta che abbiamo una base comune è chiaro che possiamo fare anche delle operazioni all'esterno, come proponeva Elena, ma prima è opportuno che ci diamo un quindi se si delineiamo il caso, un'audizione in Senato, siamo già in grado di poter intervenire in modo coerente con quello che è un pensiero condiviso. L'ultimo punto che voglio dire, mi è sparita la videata sul tempo, quindi fermatemi, però l'ultima cosa che volevo dire è l'informazione ai cittadini. Allora, chi ci conosce lo sa che è una dei nostri chiodi fissi, perché attraverso l'informazione sui diritti i familiari sono in grado anche di contestare violazioni dei diritti, perché si sentono rafforzati dal diritto di cui vengono a conoscenza, ed è ovviamente indispensabile che ci sia anche il nostro supporto come associazioni alle spalle. Però laddove c'è il supporto e c'è l'informazione, anche la lista d'attesa viene scavalcata, perché il diritto prevede, previsto dalla legge 833 e da tutto quello che segue, che io abbia diritto ad arrivare, se non posso avere le cure domiciliari, almeno ad una RSA in convenzione. E poi, come ricordava anche Caterina, ci si sta facendo la battaglia per la quota sanitaria totale sul 100%. Devo dire che bisogna fare attenzione, perché non ci sono ancora interventi definitivi in Cassazione con queste ultime cause. La causa prima vinta sull'Alzheimer è una causa vinta sulla base di una normativa che poi è stata modificata. Infatti anche noi stiamo vedendo e aspettando come andrà a finire, perché non è tanto una battaglia per chiedere la quota sanitaria a totale per i malati cronici non autosufficienti, è una conseguenza, perché nasce dalla contestazione di contratti che vengono fatte dai familiari, e quindi c'è un'impostazione in cui per esempio le ASL non sono chiamate in causa,
salvo nell'ultima che la persona era in convenzione. Per cui sono ancora cause, diciamo, pilota, cause che aprono sicuramente la battaglia su questo fronte, ma bisogna essere anche cauti con le persone, perché devono essere casi molto gravi, devono avere situazioni cliniche pesanti e quindi non è applicabile a tutte le situazioni. Ok, grazie. Adesso c'è Paola. Mi sentite? Perché stasera c'ho poca linea. Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo Paola, vai. Allora, volevo dire solo poche parole perché è già tardi, però volevo riportarvi una cosa di oggi che veramente mi lascia molto sconcertata. Allora, oggi sono stata contattata da una cooperativa che gestisce 3 RSA qui di Firenze, 3 RSA abbastanza importanti, che mi preavvisava che al prossimo consiglio d'amministrazione, alla prossima assemblea dei soci, che sarà fra la metà di dicembre, attiva lo stato di crisi in base all'articolo 142, insomma, così, e uno stato di crisi e che si ripercuoterà naturalmente sulle condizioni dei lavoratori che stanno lavorando in queste RSA. Allora, questo per dire che questo meccanismo perverso che fa sì che le RSA siano date in gestione a delle cooperative tramite degli appalti che prendono o dall'ASL o dalle ASP o così via, e tramite con sistemi di accreditamento, qualcuno l'ha già detto anche prima di me, regionali, e già qui no, si è visto che ci sono dei sistemi di accreditamento regionali diversi da regione a regione, non ci sono gli stessi parametri e gli stessi standard assistenziali a livello nazionale. Cioè, è un meccanismo veramente perverso che fa capire quanto poi alla fine c'è il profitto, no, in questa cosa, perché questa cooperativa cosa sostiene? Sostiene che siccome c'è stato troppe spese per i DP, calcolate che noi si è fatto delle battaglie perché ci fossero i DP, perché sì, loro avranno speso anche tanto, ma i DP all'inizio sono mancati anche tanto, quindi, cioè, diciamo, noi si sono sempre ritenuti insufficienti, si è fatto delle battaglie anche a livello sindacale, però hanno speso troppo per i DP. Poi gli ospiti ce ne sono stati meno, le quote sono arrivate meno, le entrate sono state meno, e quindi praticamente le cooperative come questa, tante altre, credo anche a livello nazionale, dichiarano lo stato di crisi, e quindi vabbè, si ripercuoterà poi sui lavoratori, vedremo come, perché si apre un fronte e così via. Allora, questo è un piccolo esempio, no? Io credo che che il discorso pubblico-privato cioè, è un meccanismo che non può funzionare in questo modo quando si parla di queste cose. Non ci può essere un meccanismo di privato che ragiona con termini economici come ragionano anche le stesse cooperative, perché anche se siamo in cooperative. Quindi io credo che sia importante proprio creare proprio un coordinamento sì, nazionale, ma che la rivendicazione deve essere per forza che devono essere strutture sotto il Servizio Sanitario Nazionale, con lavoratori che abbiano gli stessi diritti. Ora, il passaggio da dire, cioè, purtroppo ci sono dei passaggi, anche noi, come ha detto l'Anna, ieri si è fatto un incontro con la nuova assessora regionale, no? È chiaro che quotidianamente dobbiamo trattare anche delle cose migliorative della situazione attuale, quindi è chiaro che ci si incontra anche con gli assessori e si cerca di migliorare i sistemi di accreditamento regionali, come sento anche hanno parlato in Piemonte o in Emilia Romagna, che si fa anche questo passaggio. Però se si deve fare una battaglia nazionale, io credo che bisogna che l'obiettivo sia questo, insomma, ecco, che queste strutture devono diventare strutture pubbliche, che i lavoratori, io mi occupo in particolare dei lavoratori, come sapete, ma in collaborazione con i familiari, infatti con Anna siamo sempre insieme in tutte le situazioni, sia con le istituzioni o nelle manifestazioni,
ecco, che ci sia, diciamo, nell'immediato una parità di diritti, no? Perché è chiaro che io mi aspetto fra un mese che ci sarà sicuramente, questi lavoratori, qualcosa gli verrà tagliato, qualcuno dice sì, non si pagherà la tredicesima, qualcuno dice forse i giorni di malattia, qualcuno dice, insomma, qualcosa ci sarà di ripercussione, no? E questo non è assolutamente accettabile, insomma, ecco. Volevo dire solo questo. Ah, a fronte comunque, ecco, a fronte però qualcuno ha parlato delle liste d'attesa. Anche noi si è fatto una verifica nella nostra regione, perché quando è successo che ci dicevano che bisognava riparametrare le ore del personale perché gli ospiti erano ridotti, si è detto ma perché gli ospiti si sono ridotti? C'è stato il Covid, gli ospiti si sono ridotti. Ma gli ingressi, ma è possibile che non c'è lista d'attesa? Si è fatto fare delle interrogazioni in consiglio comunale e così via. La lista d'attesa c'è, e come se c'è la lista d'attesa. Certo. Quindi il problema non è che non c'è bisogno, no? Quindi le strutture vengano lasciate vuote, i servizi non vengano attivati, per non parlare poi del domiciliare, che anche da noi il massimo sono 6 ore la settimana. Com'è possibile che una famiglia si possa tenere un anziano a casa con 6 ore di assistenza domiciliare? Non esiste. Quindi anche su quello, quando si parla di assistenza domiciliare, bisogna parlare di coperture molto più, molto, molto, molto più sostanziose. Basta. Ok, grazie Paola. Ma se non ci sono altri, io cercherei di arrivare alle conclusioni. E volevo anch'io dire qualcosa, nel senso, Laura, che... scusami, sì. Solo un attimo, prima che chiudere, mi sono dimenticata di chiedere una cosa. Ho cominciato dicendo che c'è una inchiesta del TG1. Allora, se c'è qualcuno che è disponibile per come familiari, penso anche come operatori, se mi vuole mandare il suo recapito telefonico, io lo farei contattare dal giornalista del TG1, perché stanno cercando esperienze. Cosa stanno cercando, scusa? Stanno cercando di fare una riflessione sulla questione RSA, prima fase Covid e com'è adesso, con un confronto con associazioni e comitati vittime RSA, per cui cercano qualche familiare. Va bene secondo me anche se ci mettono la parte del personale, perché tanto è intersecata la questione, e fanno nord, centro e sud. Per cui se qualcuno appunto della Toscana, se c'è qualcun altro appunto che conoscete anche di altre zone, se mi mandate il riferimento, entro però al massimo sabato mattina, perché loro devono organizzare tutto. Io da parte mia posso vedere se mi lascia manderei ad Aura come riferimento, chiedo al giornalista se posso mandare il suo riferimento di cellulare, di modo che se qualcuno vuole poi contattarlo per saperne di più può fare anche questo direttamente. Va bene. Quindi... Ma, a me interesserebbe, ma io sono ancora per fortuna il familiare di una degente. Sì, va bene Caterina, invece, perché non solo, quelli che sono deceduti. Tanto tu sei in contatto tranquillamente con Francesca Sanfelice, no? Quindi sì, lei... infatti a lei gliel'ho dato perché sapevo che potevo, appunto, per cui Francesca l'ho informata e ha anche il recapito diretto del giornalista, perché appunto conoscendola l'ho già avvisata, e ho avvisato per l'associazione Felicita il contatto che avevo di Alessandro. Ecco, però appunto, siccome non ho, Anna, il tuo telefono, l'ho scoperto, devo recuperarlo, perché adesso siamo con Santanera, lui è sempre a casa e io sono, abbiamo difficoltà con la scusa della clausura, però lo recupero. Però appunto anche voi, se avete appunto voglia di essere parte, poi ovviamente come sempre in queste cose sceglieranno loro, perché chiedono disponibilità e poi dopo non è detto che ci mandino in onda, però
si può provare a farsi sentire. Maria Grazia, noi sì abbiamo ricevuto la comunicazione, noi di Felicita, ti facciamo sapere al più presto, va bene? Ok, facciamo d'accordo. Sapere, sì. Va bene. Ascolta Maria Grazia, ti ho scritto in privato il mio numero di telefono, lo vedi nella bravissima. Chat. Okay. Se ti serve usalo pure, non ci sono problemi. Ok, d'accordo. Va bene, allora sentite, io andrei verso le conclusioni. Secondo me dobbiamo fare diverse cose. Adesso non sto entrando nel merito degli argomenti perché tante sono le cose che sono uscite, tante sono da discutere, da riprendere. Allora, distinguerei due livelli. Uno che è questo rispetto a questo documento della commissione che è in discussione alla commissione del Senato, per il quale già alcune delle nostre associazioni hanno mandato il riferimento alla richiesta d'audizione che è partita in primis dalla Fondazione Promozione Sociale di Maria Grazia Breda e altri di noi, che noi Medicina Democratica, Adina, insomma. Però direi che sarebbe importante, alla luce di questa discussione, fare un documento proprio nostro del coordinamento, no? che mette insieme comitati e associazioni, un documento che riscrive alcuni punti, le criticità che abbiamo evidenziato, le sintetizza e lo facciamo avere sottoscritto da questo coordinamento di comitati, di associazioni, no, che si sta muovendo per la riorganizzazione, la ridefinizione di quelle che devono essere le cure sanitarie per le persone anziane. No? Se siete d'accordo potremmo fare questo in breve tempo. Così come dovevamo anche parlare, ma chiaramente non abbiamo il tempo, di fare un appello per la riapertura dell'RSA, trovando delle modalità, delle indicazioni, dovevamo vedere un attimino. Questo magari potremmo definire un testo e vedere a livello regionale e a livello nazionale di farlo girare, di farlo avere laddove è possibile. Per cui queste due azioni io... Scusa Laura, scusa, quindi sì. vorresti farne, hai pensato a un documento specifico adesso per questo problema dell'RSA, quindi? Ho capito male? Un documento sui punti che sono emersi dal... Cioè, è una sintesi, quindi. Il documento del Senato, cioè non c'entra col nostro documento che era in discussione per un'eventuale proposta di legge, ma proprio su queste analisi di questo documento che sta uscendo, progettando una medicina del territorio con questi punti, la digitalizzazione, la mancanza di risorse, di personale, di organizzazione, cioè cercando proprio di andare a individuare quelle cose che riguardano in questo momento questo documento del Senato e ponendo tre o quattro alcune criticità e chiedendo ancora una volta di poter essere auditi, no, per discuterne prima che venga concluso, no? Per cui un documento molto di sintesi rispetto a quanto abbiamo detto in riferimento a quanto abbiamo saputo che è uscito dal Senato, se siete d'accordo. No? Dopodiché invece manterrei una possibilità di ritornare su quello che è la proposta iniziale, quindi andare a determinare un documento un pochettino più approfondito, più puntuale su quello che deve essere la riorganizzazione delle cure sanitarie, per cui le cure territoriali e le cure ospedaliere. E su questo secondo me invece la proposta che mi ha fatto Caterina potrebbe esserci di fare, no, distinguendo questi due argomenti e fare in modo che ci sia un ulteriore approfondimento, un'ulteriore elaborazione di alcuni punti che poi riproponiamo qua alla discussione di tutti quanti, perché sennò ci ritroviamo e ricominciamo a ritirare fuori tutto e non riusciamo a fare
sintesi. Se invece due o tre persone per il tema dell'RSA, due o tre persone per la medicina del territorio si mettono insieme, elaborano un po' più approfonditamente, un po' più dettagliatamente delle proposte, poi le possiamo ridiscutere tutti insieme. E questo io lancerei come proposta. Oltre a quello che ha proposto Elena, che potrebbe essere un ulteriore lavoro che potremmo mettere in cantiere anche qua in un gruppo di persone per pensare a una proposta per organizzare un seminario, non so come sarà, no? Nel 2021, che riprende un po' tutti questi contenuti, cercando proprio di andare nella parte normativa, nella parte economica, no? Quanto costa, no? L'RSA, quanto costa l'assistenza, quanto costa nel territorio, quanto costa una coabitazione, no? Che risparmi e che aggravi ci sono, così come pensare proprio a degli incontri che possono essere calati più nel territorio, più nelle regioni, pensate anche proprio ad una partecipazione massima non solo degli operatori, ma anche proprio dei familiari, delle associazioni, eccetera. Per cui, se siete d'accordo, potremmo impostare un lavoro di questo tipo, uno più nell'immediato e uno a gruppetti che vada a fare un approfondimento, certo non facendo passare troppo tempo e ritrovandoci, insomma, entro la fine dell'anno, in modo di avere messo insieme questo documento con tutti i punti che vogliamo portare avanti sul discorso delle cure. Non so se può... Laura, secondo me rischiamo di nuovo di ritrovarci poi dopo a discutere quando ci ritroviamo tutti insieme. Abbiamo scritto delle cose sulle cure domiciliari e abbiamo scritto delle cose già sulle RSA. Cominciamo dalle due cose che sono state in qualche modo sviluppate, in parte con il tuo documento, in parte con quello che ho proposto io. Prendiamo una volta, ci confrontiamo a fondo sulla questione RSA e prendiamo un'altra volta e ci confrontiamo a fondo sulla questione del domicilio a partire da quello che è già stato scritto, però. Di modo che vediamo che cosa è condiviso da tutti, che cosa magari manca e definiamo un capitolo per volta. Perché dobbiamo anche un po' correre perché gli altri corrono. Gli altri corrono. Sì, questo è ragione. No, il problema è che magari riuscire proprio a puntualizzare meglio una serie di punti in modo di arrivare a questa discussione insieme con già... Però se abbiamo idee diverse o percorsi diversi e poi dopo ci ritroviamo di nuovo a disquisire, meglio che mettiamo insieme le diverse anime, allora la parte degli operatori, la parte delle associazioni, la parte delle professioni e del sindacato, che si incontrano e discutono già insieme sulla questione e li vediamo da tutte le sfaccettature, perché se poi dopo si trovano magari quelli del sindacato, i medici, gli infermieri, magari gli operatori delle RSA e non ci sono le associazioni, poi dopo siamo di nuovo punto a capo, perché ci sono punti di vista che devono essere mediati, perché è ovvio, cioè abbiamo una visione comune, però poi dopo abbiamo anche delle esigenze di intervento diversificato. Mm-hmm. Secondo me lo sviluppo, come dire, adesso aveva ragione Caterina sul fatto di fissare un argomento del giorno e non tanti, perché sennò parliamo di domicilio, di RSA, di ospedale e di tutto. Allora, se invece ci concentriamo, cominciamo dalla RSA, che è la cosa su cui abbiamo, come dire, maggior condivisione rispetto alle cose che abbiamo anche scritto, non solo detto, ma anche scritto. Andiamo a rivederci i due documenti che ci sono e vediamo un attimo che cosa ancora può esserci aggiunto. Però lo sforzo, secondo me, in questo momento qua non è di entrare troppo nello specifico, perché lo specifico fa parte delle trattative che poi devi fare a livello regionale o locale. In questo momento qua, secondo me, bisogna dare delle linee chiare di indirizzo politico e quindi stare su dei temi che siano, intanto ci fanno condividere di più,
e poi dare il segnale che deve essere la sanità che si deve prendere il badò e che ci sono dei diritti che sono previsti per gli utenti e per gli operatori, perché anche il problema della contrattazione, è chiaro che se tu ci metti dentro più sanità per evitare anche che fuggano gli operatori dalle strutture RSA all'ospedale o alle strutture dell'ASL, devi rivedere i contratti, questo è poco ma sicuro, perché è ovvio che loro vanno dove si trovano meglio, questo è pacifico per tutti. Quindi ci sono dei nodi che sono trasversali e che fanno gli interessi tanto dei lavoratori quanto dei familiari, quanto di chi appunto opera. Allora noi dobbiamo lavorare e cercare di fare quello, perché senza però perderci troppo nello specifico, perché altrimenti di sicuro abbiamo delle, come dire, delle differenze, perché rappresentante dei malati andrò più nello specifico e tante volte mi trovo anche in contrasto con i medici o comunque con gli infermieri, perché c'è anche un problema poi di prestazioni, di rapporti. Però cerco l'alleanza sul piano invece della contrattazione e di quello che possiamo fare insieme per migliorare le condizioni di tutti nei confronti della politica. Quello è l'anello su cui possiamo lavorare insieme. Anche noi abbiamo rapporti con l'unità di base dei sindacati, con quelli dei sindacati locali, anche con i gestori privati, perché non tutti i gestori privati hanno le stesse cose. Per cui se si trovano appunto dei punti di forza su cui fare leva, per esempio i gestori privati in questo momento, almeno qua in Piemonte, hanno capito non che... Non entriamo nel merito di nuovo. No, giusto, hai ragione. Però secondo me appunto è meglio se ci concentriamo su quello che abbiamo già fatto e vediamo, siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Il rischio è proprio questo, che a fare una discussione così, cioè invece di concentrarsi su una cosa, come sempre si naviga su 3.000, cioè bisogna un attimino condizionare su dei punti, avere un'idea di quello che si vuole andare a prospettare, mettiamo sull'RSA, però bisogna sviscerare tutta una serie di cose in riferimento a quello. No, però dobbiamo esserci tutti. Va bene, però sulla base... Il rischio di farlo così in tanti e si rischia di navigare a... Però partiamo, tu hai ragione, però partiamo... E leggiamo quello che è già stato scritto sulle RSA e vediamo se siamo d'accordo. Era molto una sintesi. No, scusate, sì, però se vai scusa, però ci deve essere anche uno spazio e un margine per un'eventuale differenza anche di punto di vista, perché sennò, scusa Maria Grazia, se tu dici il documento c'è già, la proposta è già stata formulata, siamo già pronti, comunque ci disperdiamo se ci sono troppi cambiamenti, automaticamente tu stai chiedendo legittimate quello che ho scritto io, o no? Perché c'è anche il documento che era stato fatto prima da Laura, che aveva altre cose, non sono uguali. Io non dico di non aggiungere, dico solo, proposto, che abbiamo fatto girare è il documento del coordinamento, che ha questi 4-5 punti, ma proprio appena abbozzati, se l'avete letto, l'avete visto, cioè dice proprio le cose di base sintetiche, no? Ma se tu vai a fare un confronto... Bisogna un attimino, ognuno di questi punti vanno un po' approfonditi, argomentati un pochino meglio, ecco perché... Io credo che se c'è un coordinamento e se c'è un bisogno di confronto di tanti punti di vista, che poi in effetti qualcosa bisognerà anche un po' limare, ovviamente, questo è un arricchimento, però insomma qualcosa bisognerà anche togliere ed è un valore in più, però se voi avete fretta, io mi sembra di capire che ci sia molta fretta per questa cosa, peccato, perché è una bella occasione, invece era una bella occasione anche proprio per arricchimento. Vorrei dire qualcosa anch'io. Vai Elisabeth. No, credo che comunque bisogna anche un po' dividere i livelli, cioè quello che è il coordinamento dei comitati con tutto il portato dell'esperienza, dei problemi che trovano laddove sono collocati, che il senso, insomma, delle riunioni che abbiamo messo fino adesso dovrebbe continuare, magari in forma un pochino più, prendendo un tema o una cosa così.
ma lasciando comunque a tutta la problematicità che tutte le persone che ne fanno parte possono portare. Quando abbiamo preso il tono, pressione per dare l'opposizione a questo documento del Ministero che non ci va bene per niente, allora su questo bisogna andare avanti in una forma ordinata. E a questa gente qui non puoi andare in mille particolari, sei tu che devi avere l'ordine delle priorità, cioè dei nodi da cui discendono poi i problemi, che non potranno essere trattati tutti. Però bisogna avere una forma mentis che guarda un po' a questo tipo di assetto, quindi non si può riprendere dall'inizio e rifare documenti su documenti, dobbiamo mettere insieme quello che si è prodotto e ordinarlo un pochino meglio, avendo chiaro tutti che quello che c'è scritto è comprensibile, condivisibile da tutti. Quando noi diciamo X, per tutti è X. Non so come dire, bisogna arrivare con una sorta proprio di ordinamento per quell'occasione, se mai ci sarà. E noi facciamo dei tentativi perché questa opportunità ci sia, ma questo è un punto del lavoro che mettiamo insieme come coordinamento. Poi per il resto troveremo il modo, le forme per approfondire nelle diversità gli aspetti che non possiamo trattare così tutti insieme. Cioè, arriviamo, se no facciamo un'altra riunione. Infatti, no, vabbè. Hai tradotto quello che volevo dire, Elisabeth, meglio di me. Va bene. No, perché ascoltando molto, dopo ti viene un po', poi alla fine un po'... Facciamo che adesso la prima completiamo questo percorso di risposta al Senato, per cui occupiamoci di questo, no? E poi vediamo di rindire una riunione e cominceremo da un punto e vediamo cosa vediamo anche cosa succede in questo periodo, insomma, no? E ne ridiscutiamo. E sulla proposta che ha fatto Elena comunque ne riparliamo e vediamo un po' come formularla e come portarla avanti. Certo. Allora, ci potete magari rimandare i due documenti? È faticoso? È un problema? Due allegati a tutti i membri, insomma, praticamente potrebbe arrivare, diciamo, questa base comune che volete avere, no? Si può rimandare? Sì, via email? Rimandiamo tutta la documentazione, ok. Perché se sì. Si deve partire da quella è meglio essere tutti sullo stesso livello, insomma, conoscerla tutti. Sì, sì, io pensavo di averla fatta già girare, però va bene. No, io non me la ricordo la tua, la vostra, Laura. Ok. Laura, allora, perdonami un attimo solo, non voglio allungare, però io sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Elisabeth e anche con quello che dicevi te, nel senso che bisogna focalizzare su un argomento e attingere a quello che abbiamo già fatto. Quindi se focalizziamo l'attenzione sul documento del Ministero, su quello lì, perché anche secondo me c'è un'urgenza che non è incalzante, ma insomma chiede tempi, allora quello lì comprende diversi aspetti, comprende l'RSA. D'accordo. Sono d'accordo. Ecco, quindi per cui, insomma, come dire, c'è una difficoltà. Fra te ed Elisabeth oggi avete fatto una sintesi di quel documento e non era una sintesi neutra, cioè avete introdotto la riunione evidenziando quali erano i punti che secondo voi due erano meritevoli di particolare attenzione e criticità. Allora, io siccome c'è la registrazione di questa cosa, di questo incontro, riprenderei i vostri pochi minuti iniziali, sintetizzandoli. Io ho preso tre appunti, ma poi purtroppo mi sono intrecciata.
partirei da quelli che sono la presentazione critica del documento del Ministero, proporrei la lettura che ne hanno dato i torinesi, che è un contributo, insomma, io l'ho sottoscritto anche se ho detto io delle criticità, quindi che condivido. Prenderei il pezzetto, attingerei a qualche pezzetto del nostro documento precedente e rimetterei insieme quelli, piuttosto che rimandare a poi si rimanda a tutti per trasparenza, eccetera, eccetera. Però i punti di partenza del prossimo confronto fra 10 giorni, non fra un mese, dovrebbero essere questi 3 spezzoni. Qui, se l'obiettivo è quello di misurarsi sul documento del Ministero. Quindi, il documento del Ministero è la prima cosa. Poi abbiamo l'introduzione vostra di stasera, che è una lettura critica che non so se avevate condiviso prima oppure no, ma era già un'introduzione su quello. Le considerazioni fatte dai torinesi e quello che noi avevamo condiviso su questi temi nel precedente documento. Proprio per lavorare, voglio dire, no? Per, credo che questo possa essere, possa venire fuori disorganico, scritto in italiano diverso, eccetera. Scritto in italiano diverso, poi si armonizza, si rimette in bella forma, però quelli dovrebbero essere i nostri punti di forza. Almeno nella mia testa sono questi. Può darsi che mi sbagli, però io ripensando sono un po' questi i punti su cui vorrei affrontare la commissione parlamentare. E concordo con chi ha detto che bisogna darsi delle priorità e essere, non dico generici, ma procedere per titoli, perché tanto non ne sanno niente. Quindi è inutile entrare tanto nel dettaglio, non ne sanno nulla. E se troviamo concordia da parte nostra sui titoli e 3 righe sotto i titoli, siamo a posto. Poi vediamo. Sì, sì, io sono molto d'accordo con quello che hai detto. Va bene. Va bene, Anna, hai fatto allora, conclusione perfetta. Ok. No, va bene. Però ci diamo dei compiti in questo modo. Sì, ecco, sì. Ci diamo dei compiti, ci si sente anche per le vie brevi, insomma, telefono così, d'accordo? Ok, va bene. Perché secondo me questa è un po' la base. Va bene, dai. Okay. Viva le donne! Viva le donne! Siamo riusciti a trovare la quadra. Va bene, allora prepariamo e poi ci risentiamo. Va bene? D'accordo. Okay. Grazie a tutti. Buonasera. Prendete cura di voi. Buonasera a tutti. Ho mandato il mio cellulare, Maria Grazia, sul... Danilo. Ti metto un messaggio nel gruppo del comitato. Capito? Metto un messaggio nel gruppo del comitato per voi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Laura, grazie. Ciao.